Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Io sono Francesco Rofino della segreteria dell'Istituto Nazionale di Architettura. E oggi cercheremo di ragionare ancora una volta insieme sul tema generale della riqualificazione urbana a partire dal caso di Tor Bella Monaca. Dicevo ancora una volta perché questo in realtà non è il primo appuntamento dedicato alla questione di Tor Bella Monaca, non è il primo appuntamento dell'INARC, molti di voi erano presenti qualche tempo fa, che da un paio di mesi fa, ad un'altra iniziativa che sempre l'Istituto Nazionale di Architettura aveva organizzato a Palazzo Taverna, che si intitolava La vera storia di Tor Bella Monaca e che cercava di narrare esattamente quali erano state le volontà, le condizioni, le procedure che avevano portato alla realizzazione di questo quartiere romano. Oggi proseguiamo questa riflessione e l'INARC è stato ben contento di creare questa occasione in cui invece cominciare a parlare delle ipotesi di intervento, delle strategie di intervento e di poter presentare in questa serata gli esiti del lavoro avviato da un gruppo di ricerca interdipartimentale che ha visto lavorare l'università, le facoltà di architettura di Milano, di Napoli, di Parma, di Pescara, di Reggio Calabria e di Roma, e di cui oggi vedremo i risultati della loro riflessione e della loro ricerca. Abbiamo molti interventi da ascoltare, per cui io sarò veramente rapidissimo e comincerei intanto subito dando la parola per l'intervento introduttivo al nostro ragionamento al professor Piero Stilio Rossi. Grazie. Purtroppo il mio compito non mi consente oggi di entrare nel merito di argomenti che mi interessano molto. Devo in qualche modo svolgere un ruolo istituzionale come direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto, che ha attraverso il suo laboratorio di housing, l'Housing Lab diretto da Marta Calzolaretti, ideato, organizzato e coordinato questo lavoro di cui oggi vedremo i primi risultati organizzati e che ha messo insieme un gruppo di dipartimenti di numerose università italiane geograficamente comprese tra il Politecnico di Milano e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria a dimostrare come il tema posto all'attenzione e alla riflessione progettuale, la rigenerazione dei quartieri della cintura periferica realizzati tra gli anni 70 e i primi anni 80, di cui Tor Bella Monaca, per motivi che sono anche estranei alla sua storia, ha assunto a livello addirittura nazionale. Questo interesse è la testimonianza della generosità con la quale le persone che sono state invitate a partecipare a questo workshop hanno risposto, e l'entusiasmo, la generosità, ripeto, che hanno messo nel contribuire alla identificazione di una serie di strategie, di opzioni di intervento. Di questo io credo che dobbiamo in una certa misura essere grati al sindaco di Roma, cioè al di là delle differenti opinioni, e naturalmente queste opinioni emergeranno nella discussione di oggi rispetto alle strategie che l'amministrazione comunale ha inteso mettere in gioco su Tor Bella Monaca, però l'aver individuato come uno dei problemi prioritari, come uno dei problemi del futuro ormai prossimo, gli interventi di rigenerazione urbana all'interno, ripeto, dei quartieri, soprattutto di iniziativa pubblica nella cintura periferica, ecco, io credo che questo sia un tema estremamente importante, e l'aver gettato il sasso nello stagno e l'aver quindi chiamato a riflettere sulle modalità di intervento su questo genere di problemi, una delle grandi priorità della città, della nostra città, ma di molte altre città in Italia, ecco, io credo che questo sia stata
sia stata una occasione, una idea e una occasione di confronto estremamente importante. Soltanto due cose per introdurre, almeno dal mio punto di vista, l'argomento. Torbella Monaca è assunto, lo dicevo prima, a caso emblematico, al luogo di sperimentazione per la serie dei problemi che porta con sé. Ma naturalmente Torbella Monaca fa parte di una famiglia piuttosto consistente di quartieri nati nella cintura periferica di Roma, di cui tra l'altro in questo momento la mostra che il nostro dipartimento ha organizzato proprio insieme all'Asher, alla Rapacis, offre una testimonianza diretta attraverso un'analisi dell'evoluzione che i paesaggi delle periferie hanno assunto in questi ultimi anni, a partire dal dopoguerra sino ad arrivare ad oggi. Quello che voglio dire è che gli elementi urbani che costituiscono Torbella Monaca sono gli elementi di tutti i quartieri 167 del primo piano per l'edilizia economica e popolare. Il grande tema dell'autostrada urbana e dell'edificio isolato, sostanzialmente case a torre o case in linea di 7-8 piani, hanno rappresentato gli elementi urbani di paesaggi che hanno determinato delle configurazioni in cui il grande problema è rappresentato, e credo che su questo ascolteremo contributi e riflessioni interessanti, è organizzato sul sistema degli spazi aperti come elemento di connessione tra questi edifici isolati. Il problema che questo tema urbano ha costituito e costituisce all'interno del disegno della città, il dominio, cioè la capacità di controllare e di intervenire sul sistema degli spazi aperti, è un problema che naturalmente riguarda molti quartieri, ma che più in generale ha riguardato e riguarda tuttora un po' l'urbanistica europea, perché in quegli anni questo tema, il tema della gestione degli spazi aperti all'interno di grandi sistemi urbani, ha rappresentato una delle questioni a cui la cultura architettonica ha dedicato attenzione. Ecco, ho portato con me un celebre numero di Architectural Review, che è un numero del 1973, che si chiama Slope, cioè space e lo spazio che rimane libero dopo la pianificazione, è un acronimo di Space Left Over After Planning, a dimostrare come gli inglesi già negli anni 70 avessero chiaro quale questione si poneva in quartieri che avessero questo genere di disegno urbano. Torbella Monaca, come sappiamo tutti, arriva per una serie di circostanze qualche anno dopo, ma il tema urbano che essa affronta è esattamente questo, quello del combinare insieme edifici di dimensioni notevoli e di configurazione diversa, che sono tenuti insieme da spazi aperti che avrebbero dovuto rappresentare un elemento di tessuto connettivo, ma che in realtà, nella gran parte dei casi, rappresenta elemento di separazione più che di connessione. E di conseguenza sul tema sulle operazioni di intervento di ristrutturazione, ma noi preferiamo utilizzare il termine rigenerazione urbana di quartieri di questo genere, noi oggi ascolteremo una serie di interventi, una serie di strategie che mettono insieme e propongono all'attenzione di tutti noi e più in generale all'attenzione della città strategie di intervento, ipotesi di intervento che, come dire, si misurano con l'ipotesi di demolizione e ricostruzione, si confrontano con questo genere di strategie che l'amministrazione ha annunciato, entrando nel merito delle questioni e aprendosi al confronto e alla discussione con tutta la città. Vi ringrazio. Ringrazio il professor Piero Stilio Rossi. Adesso vorremmo vedere un breve filmato di 6 minuti che racconta attraverso alcune testimonianze alcuni momenti dell'iter di ricerca. Darei la parola alla professoressa Carmen Andriani per presentare brevemente il filmato. Allora, ci sono stati due momenti nel lavoro di questo seminario interdipartimentale abbastanza significativi, due momenti iniziali. Uno è stato il sopralluogo che abbiamo fatto alla fine di ottobre
con Dani Modigliani alla Tor Bella Monaca, e l'altro è stato un seminario di studi fatto, se non sbaglio, il 30 novembre, di prima novembre, alla Fontanella Borghese. In questo seminario erano stati invitati anche parecchi soggetti esterni, ovvero dell'amministrazione pubblica, della provincia, di Legambiente, progettisti del piano sia urbanistico che edilizio, comitati di quartiere, tutta una serie di voci e soggetti che a vario titolo erano intervenuti in Tor Bella Monaca e a vario titolo potevano esprimere punti di vista diversi. Quindi questo aspetto è stato, questo momento è stato un momento molto importante per la interdisciplinarietà degli apporti, in quanto su queste questioni così complesse noi siamo convinti che non possiamo fare discorsi separati, ma dobbiamo farli molto integrati con tutte le altre voci che concorrono, con tutti gli altri aspetti che concorrono a fare città. Allora, in ragione di questo, tutto questo materiale, sia del sopralluogo che della giornata, è stato tutto, questa è una cosa a cura della, diciamo, del gruppo di Pescara, è stato completamente, integralmente registrato, proprio nel senso di quel valore di documentazione, di documento, che ha un po', mi sembra, anche la bella mostra del vostro dipartimento. Quindi sono state registrate integralmente, in più i testi di quella giornata sono stati trascritti, quindi probabilmente avremo modo di documentarli anche in qualche pubblicazione futura e di allargare il discorso. Questo video che presentiamo all'inizio è una sintesi molto breve di 6 minuti che privilegia quei soggetti esterni e seleziona i contributi per, se ci fate caso, per parole chiave che poi in qualche modo rendono più comprensibile forse il lavoro specifico che andremo a raccontare. Il video è stato realizzato nelle riprese e nel montaggio da Claudio Vasile dello studio Gra di Roma. In più le riprese dall'elicottero sono di Marco Iemolo e ci sono anche cartoline. Per chi ce l'ha presente, quelle toglie di Bella Monaca sono state costruite con meccanismi di prefabbricazione. Oggi sono case dove ci piove dentro perché i prefabbricati in questi anni e mesi non stanno più insieme e cola l'acqua dentro. Noi vogliamo demolire Tor Bella Monaca. Due questioni su cui non possiamo tirarci indietro. La prima è quella di ripensare i quartieri di Roma, ripensare le edilizie esistenti di Roma, soprattutto quella popolare e quella abusiva di Roma, che sono appunto larga parte delle periferie, oggi intermedie possiamo dire. La seconda è la forma della città. E l'operazione che si vuole fare per ripensare questa parte città qual è? Demolire per costruire accanto, in un'area molto delicata dal punto di vista della forma della città. Qui dobbiamo fare i conti con una endemica e irrimediabile carenza di risorse pubbliche. Non è solo un'operazione di, appunto, come ha detto, demolizione e ricostruzione, ma pone un modello. Si affronta il tema della collocazione degli abitanti non in termini di deportazione, ma con una gradualità che fa in modo che si comincia a costruire, si trasferisce, si demolisce, sul sedime libero si ricostruisce, si trasferisce, si demolisce, e così, con questa gradualità, dovremmo evitare fenomeni traumatici. Se l'amministrazione comunale in questo momento ha fatto un bando per housing sociale, dove dice che il costo a metro quadrato di un alloggio a canone sociale è giusto individuare 6 euro a metro quadrato per 25 anni, beh, perché non proponiamo 6 euro a metro quadrato per 25 anni per mettere un laboratorio di qualsiasi genere, ma anche uno studio di carattere professionale? Queste cose a Roma non si fanno. Quando si dice che si abbattono 10.000 stanze e se ne possono costruire 20.000, dove l'imprenditore può costruire queste 20.000 case senza incidere affatto sui conti pubblici, questo secondo me non è vero. Credo che Tor Bella Monaca abbia bisogno di interventi moderati nei punti
dove occorra, abbia utilità di incremento parziale di cubature in zone dove questo è possibile, e cioè in questo caso l'incremento di cubature può avvenire praticamente senza ricorrere al complesso scambio tra demolizione e nuove cubature più quello che debba essere il costo oppure la ricompensa per gli interventi dei privati. Passare a un intervento di demolizione generalizzata mi sembrerebbe un passo piuttosto azzardato. C'era il centro direzionale e due poli all'estremità con due piazze importanti in cui, diciamo, campeggiavano le torri, quasi a segnalare da lontano la presenza di queste agglomerazioni sociali. Il sistema del verde è inesistente, quel verde che doveva fare da connettivo tra i nuclei, che doveva essere, diciamo, proprio il sistema strutturante del piano, è perso. Il sistema delle piazze, che doveva essere fondamentale, no, come luogo di aggregazione sociale, cioè, è scomparso. Le piazze sono divorate da costruzioni abusive. Io mi domando come hanno fatto a crescere attorno a Torbella Monaca tutta una serie di centri commerciali e direzionali, da Ipermondo, dall'IKEA, dall'IKEA eccetera, e poi quello è l'unico di proprietà pubblica che non è riuscito a decollare, è rimasto lì abbandonato. Un insediamento per 28.000 persone fatto tra l'81 e l'83. Torbella Monaca fu progettata insieme dal Comune di Roma e faceva parte di un pacchetto di piani di circa 70.000 persone, quindi intorno a 20.000 alloggi, che sono stati dati per la realizzazione in concessione a dei consorzi privati. Progettazione della fase di manutenzione di questi interventi, con, ripeto, anche qui sì, lanciando delle concorsi di idee. Torbella Monaca c'ha bisogno di tante cose. La prima cosa di cui ha bisogno non è soltanto di modificare abbellendola, ha bisogno di lavoro. Abbiamo realizzato il teatro di Torbella Monaca, abbiamo fatto quell'operazione molto faticosa di demolizione di quelle due palazzine per mettere in connessione Tor Vergata con Torbella Monaca, perché pensavamo noi, amministrazione locale, che il polo culturale che pensavamo di costruire, di ricompattare tra Torbella Monaca e Tor Vergata, desse dei risultati, perché una città senza università è una povertà chiara, ma una università senza territorio è una università che non ha prospettiva. Bene, adesso entriamo un po' più nel vivo della presentazione dei lavori di questa ricerca interdipartimentale. Una strategia di intervento oramai la conosciamo, è quella che propone l'amministrazione comunale di Roma, che è una strategia abbastanza chiara nei suoi caratteri generali, che prevede la demolizione e la ricostruzione di una parte consistente di Torbella Monaca, la trasformazione di un quartiere attualmente, come sentivamo, di 28.000 abitanti con 2 milioni di metri cubi di volumetria in una nuova Torbella Monaca
quartiere di 44.000 abitanti e con la previsione di 3,5 milioni di metri cubi. E sono questi i numeri che sono alla base del master plan che, come tutti sapete, l'amministrazione capitolina ha affidato all'architetto Leon Krier. Oggi viene presentata una strategia diversa di intervento su questo quartiere, una proposta altra rispetto a quella dell'amministrazione. E io chiederei subito a Marta Calzolaretti di presentare sinteticamente l'esito del lavoro della ricerca. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare l'INARC per averci dato di nuovo l'occasione di presentare la nostra ricerca sulla rigenerazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle grandi città, tema affrontato attraverso il caso studio di Torbella Monaca. Come vedete il gruppo è ampio, avete visto scorrere i titoli di coda del filmato, e c'è stato in questi mesi un confronto serrato e proficuo, molto interessante, che apre una modalità troppo poco usata nelle facoltà di architettura. E in tutta questa operazione i dottorandi, di tanti dottorati delle facoltà di architettura, con il loro volontariato hanno avuto un ruolo importante nella discussione, nell'elaborazione, e di questo voglio ringraziarli. Il PowerPoint che sto per presentare è una sintesi del lavoro di diversi dipartimenti, con una prevalenza del lavoro svolto a Roma, anche perché a seguire gli interventi degli altri dipartimenti saranno presentati con degli approfondimenti. L'obiettivo del seminario interdisciplinare, interdipartimentale, quindi, è stato quello di definire criteri e metodi di intervento adottando il caso di Torbella Monaca. Siamo partiti dall'analisi delle condizioni ambientali, sociali, fisiche, per arrivare a individuare modalità di intervento che al caso per caso premettano indicazioni metodologiche e strategiche. Arrivando a Torbella Monaca, io credo che si potrebbe dire, con Nanni Moretti, pensavo peggio, non è per niente male. In realtà anche una prima visita al quartiere appaiono le enormi criticità del quartiere, il degrado degli spazi aperti, le connessioni mancanti tra le varie parti del quartiere, la monofunzionalità degli edifici, edifici che richiedono ristrutturazioni, ma anche moltissime potenzialità. Ed è lavorando su queste potenzialità che abbiamo individuato le modalità di intervento nelle nostre aree. Il nostro logo esprime la nostra convinzione che Torbella Monaca sia necessario costruire sul costruito, nel costruito, tra il costruito. Questo emerge innanzitutto dalla verifica delle quantità di territorio occupato dall'edificazione negli ultimi 45 anni, dalla delicatezza della posizione di Torbella Monaca al margine tra costruito e agroromano, tra edificato e ad agroromano. Ecco, questa è un'immagine che si vede molto bene, come sia quasi una penisola verso l'agro, alla delicatezza di alcuni degli elementi naturali che sono intorno a Torbella Monaca. Questi aspetti ci hanno convinto che Torbella Monaca non si debba più espandere, che la città in quella zona non si debba più espandere, come prevede invece il piano di Alemanno Krier. Contestiamo inoltre che le case alte siano esse stesse occasione di degrado. Riteniamo che la convivenza tra case alte e anche case più basse e spazi aperti ben progettati e infrastrutture possa essere una scelta adeguata alle esigenze della città contemporanea. Riteniamo inoltre
che in Tor Bella Monaca esista la presenza di una comunità che si è formata negli anni anche attraverso lotte per il miglioramento delle condizioni e delle qualità di vita del quartiere e che oggi sia forte un senso di appartenenza al quartiere. Demolire il quartiere significa anche cancellare quanto di positivo si è consolidato nel tempo. E abbiamo voluto anche mettere in evidenza e valorizzare le potenzialità del quartiere, tra cui innanzitutto i buoni collegamenti esistenti o di progetto, ma con i cantieri già avviati, i collegamenti che mettono in rete Tor Bella Monaca con altre parti della città importanti, a partire dalla Tor Vergata, dall'Università, dal Policlinico, la Città dello Sport, la Centralità Romanina, fino alla Stazione Termini. E inoltre la sua identità figurativa, riconoscibile nel tessuto omogeneo, esteso e senza identità della città diffusa, e la grande riserva di spazi aperti da rifunzionalizzare. Il piano di Tor Bella Monaca si basa sull'idea modernista del costruire nel verde. Tuttavia, uno degli elementi più critici, ma anche una potenzialità del quartiere, è proprio di avere una grande quantità di spazi aperti, che però in questo caso, in una percentuale di circa il 40%, sono spazi indifferenziati, indefiniti, non sufficientemente curati, luoghi di degrado. Su queste aree si può intervenire in vario modo. L'individuazione delle aree verdi sensibili al mutamento ci mette in grado di capire come una delle azioni da avviare sia quella di mettere a sistema vari tipi di aree, ridefinendone le funzioni, la gradualità d'uso e stabilendone le connessioni. Il tema della connessione costituisce una delle principali questioni tra tutti i temi affrontati. Il sistema dello spazio pubblico urbano, percorsi, piazze, deve essere ridisegnato, definendo con attenzione i modi d'uso dei diversi ambiti e mettendola in relazione con la rifunzionalizzazione dei piani terreni da destinare a funzioni terziarie, commerciali, culturali e servizi, anche adottando sistemi di finanziamento come quelli per il project financing e altri del genere. In questo modo si ridà significato e qualità non solo all'edificato ma anche allo spazio pubblico. In particolare abbiamo studiato le possibilità di configurazione dell'asse di via dell'archeologia per comprenderne diverse fasce e diverse funzioni e mettere in relazione lo spazio pubblico con nuove funzioni ai piani terreni. Via dell'archeologia sovrappassa poi via di Tor Bella Monaca, che diventa una sorta di parkway, che potrebbe diventare una sorta di parkway con tre svincoli immersa nel verde. Quindi si entra nel sistema delle infrastrutture. Mentre, come dicevo, il quartiere è molto ben collegato con la città, mancano collegamenti con i quartieri intorno, collegamenti tra le parti di Tor Bella Monaca al suo interno, e c'è una evidente difficoltà di collegamenti pedonali. C'è una sconnessione delle aree che formano il sistema del verde e una separazione tra le aree commerciali e quelle di servizi. Proponiamo un duplice sistema di connessioni, un anello pedonale ciclabile e una cross line con un tram leggero o un bus elettrico che colleghi le abitazioni, i servizi, le piazze, le aree verdi, le aree commerciali, la metro C e il GRA. La sede stradale, quindi, di Via dell'Archeologia diventa un viale. La grande sezione stradale lo consente, con un tram leggero, percorsi pedonali, quelli per le auto, le aree di passeggio lungo i negozi che avete visto prima, gli uffici e accanto gli ingressi alle corti della R5. Elemento fondamentale per la connessione di questo sistema è il ponte, che attualmente è questo che vedete e che noi pensiamo come ponte abitato, con piccoli edifici di servizio, alloggi speciali, verdi, per realizzare continuità tra le parti del quartiere e non lasciare parti poco usate, che facilmente si degradano.
ecco, alcune immagini di questo ponte, che è piuttosto una fantasia, però come dire, realistica. Infine, come intervenire sull'edificato, occupando le aree libere con nuovi edifici, con una pluralità di funzioni. Con good density vogliamo indicare la possibilità di densificare realizzando una mixite funzionale, con edifici per la cultura, l'istruzione, il lavoro, il commercio, lo sport, il turismo, considerando il grande il numero abbastanza interessante di elementi archeologici che ci sono nel quartiere. L'edificato lo pensiamo come organizzato secondo modelli insediativi diversi, a seconda della posizione e degli edifici che ci sono all'intorno. Più minuto, formato da elementi più minuto verso le aree delle borgate circostanti, con elementi più significativi e di completamento all'interno. Addizioni e completamenti sono possibili. Il progetto del centro progettato dal studio Passarelli è secondo me un bellissimo progetto aperto a nuovi interventi, a completamenti. Oggi è completamente in cattivissimo stato e potrebbe diventare invece un centro di grande interesse. Densificare con addizioni, aggiungendo piccoli interventi anche all'interno delle corti o nelle aree di margine, nei frammenti di aree abbandonate. E poi il tema della ristrutturazione degli edifici, e in particolare delle facciate, attraverso sottrazioni o addizioni, in modo da costruire anche attraverso la ristrutturazione degli edifici nuove relazioni tra spazi collettivi a terra, corti, giardini e ambiti privati all'aperto. Un approfondimento è stato fatto l'M4, le tre torri che si affacciano verso le corti dell'R5. Abbiamo visto come è possibile operare attraverso la legge del piano casa, con sopraelevazioni, piastre, aggiungendo una torre, varie modalità. E abbiamo visto anche come il sistema costruttivo presenti alcune criticità, come la rigidità dei setti, ma anche potenzialità. La facciata libera dalla struttura consente trasformazioni anche consistenti, e la dimensione della campata consente di realizzare alloggi tutti all'interno della campata. La facciata anche quindi si può ridisegnare attraverso varie modalità. E queste modalità sono quelle che poi sono state già sperimentate dalla Caton Vassal nei progetti, e in particolare queste immagini fanno vedere la similitudine che c'è tra questi edifici da ristrutturare e quelle torri di Torbella Monaca. Queste operazioni di intervento consentono anche di lavorare sugli alloggi, ridisegnando gli alloggi. Insomma, noi pensiamo che ridisegnando l'edificio, ristrutturando l'edificio, sia possibile anche ristrutturare lo spazio aperto che è all'intorno. Abbiamo poi, per concludere, fatto una sorta di valutazione comparativa non solo tra i modelli insediativi diffusi e i modelli concentrati, vedendone le caratteristiche e i vantaggi dell'uno e dell'altro, ma anche abbiamo visto i problemi che crea la demolizione rispetto alla riconversione, in particolare per la grande quantità di materiali di risulta da smaltire, 90.000 metri cubi contro i 5.000 della riconversione. Abbiamo fatto un'analisi delle superfici che è possibile ricostruire nei due casi con il piano casa, e anche una prima molto generale, oh, perché è andato indietro? Una prima, non vuole più vedere, è finito il mio tempo.
Ecco, tutte queste considerazioni che ho fatto ci portano a, ad essere convinti che bisogna costruire sul costruito. Grazie. Se cortesemente possiamo riaccendere la luce. Grazie. Bene, una sola piccolissima notazione, così. Vedevo che nei conteggi relativi al piano casa si ipotizzava un incremento del 35%. Nella demolizione? Nel caso della demolizione? Nel caso della demolizione, in realtà il piano casa, grazie a un'iniziativa presa anche dall'Ordine degli Architetti di Roma, vedo qui il suo presidente Amedeo, ne consente il 40 nel caso in cui si ricorre al concorso. No, non lo dicevo per notare questa cosa, è perché poi oggettivamente finora il sistema con cui si è pensato di fare delle elaborazioni progettuali da parte dell'amministrazione ha ignorato lo strumento del concorso. Ma a parte questa notazione, io adesso inviterei invece qui a sedersi al tavolo alcuni dei protagonisti di questa elaborazione, di questa riflessione, e in particolare i professori Ilaria Valente del Politecnico di Milano, Gianfranco Neri della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, e intanto chiamerei anche Carlo Quintelli della Facoltà di Architettura di Parma per un primo giro di riflessioni e poi proseguiamo subito dopo, continuando con gli altri interventi che erano previsti per oggi, per poi ci auguriamo avere il tempo anche di aprire un minimo di dibattito. Quindi io comincerei dando la parola a Ilaria Valente per il suo intervento. Ma vorrei ringraziare anch'io l'INARC per aver ospitato questa iniziativa e particolarmente Marta Calzolaretti che ha organizzato questo seminario di studio che si sta prolungando nel tempo e che penso che sia molto interessante, perché il caso di Tor Bella Monaca visto da Milano, quindi da un osservatorio lontano, è interessante perché in realtà pone alcune questioni su cui abbiamo tentato di lavorare insieme ai nostri dottorandi, e vorrei partire dalla prima, che è una questione molto generale. La questione di Tor Bella Monaca, con la proposta di questa demolizione e ricostruzione a tappeto di un quartiere così strutturato e anche popolato, in realtà è un esempio estremo però di una dinamica che investe varie periferie di varie città europee in modi differenti, quindi si presta a delle comparazioni, ma si presta direi soprattutto a una riflessione generale su quale sia oggi nella città il grado di consolidamento ammissibile dei tessuti, cioè di fatto quanto sono disponibili alla trasformazione i tessuti delle periferie contemporanee. Sembrerebbe che la città occidentale non si possa più consolidare in alcune parti, o perlomeno che sia dubbio il giudizio che si dà sulle parti che possono essere consolidate e quelle che invece vanno demolite. Ecco, il caso di Tor Bella Monaca sembra essere paradossale da questo punto di vista, perché all'interno di un tessuto in cui Tor Bella Monaca è l'espressione di un disegno urbano concepito secondo alcuni principi chiaramente riconoscibili, ecco, all'intorno sembra quasi essere maggiormente consolidabile un tessuto che è il deposito di prassi abusive che si sono moltiplicate. Quindi sembrerebbe che la disponibilità non a caso riguarda il patrimonio pubblico. E qui è un fatto grave, nel senso che si rendono disponibili alla trasformazione violenta e radicale
il patrimonio pubblico. Questo ci deve dare da pensare sulla concezione che si ha oggi della città pubblica e anche forse sulla delegittimazione che c'è in generale nei confronti del disegno urbano come strumento capace di strumento progettuale capace di prefigurare trasformazioni, ma anche di, come dire, fissare alcuni parametri qualitativi nella trasformazione. E quindi forse ha ragione Vittorio Gregotti nel libro che è appena uscito da 2 o 3 giorni, da una settimana, quando ci dice che il progetto architettonico deve cercare nuove compatibilità tra stabilità e rinnovamento. Forse è un elemento di riflessione importante per la nostra pratica e quindi la formulazione di strumenti che ci consentano di esprimere giudizi pertinenti sulla questione della modificazione o della conservazione, della trasformazione o della manutenzione dei tessuti sembra essere un aspetto importante. Allora su questo abbiamo su questi temi abbiamo lavorato nella ricerca a Milano e quindi si è pensato più che altro di formulare un sistema di domande a cui far corrispondere alcune strategie che toccano gli ambiti che prima Marta Calzolaretti ha ben descritto, strategie che tengano anche conto di possibili tempi e modalità di intervento puntuali che oscillano tra la trasformazione e la manutenzione e anche forse che riprendano il tema di ciò che può essere fatto subito e ciò che può essere fatto nel tempo, un altro problema importante per il progetto. L'altra questione su cui ci siamo concentrati, che ci è sembrata importante, è quella delle misure urbane, perché c'è stata da parte dei demolitori un'affermazione per cui sembrerebbe che piccolo è bello, c'è stata proprio una, mi ricordo durante il convegno a Piazza Borghese, un'affermazione di Corsini che diceva bisogna battere il gigantismo di queste costruzioni di Tor Bella Monaca. Il problema delle misure è un problema in un certo senso reale, ma è anche un problema di relazioni. Allora abbiamo provato a fare alcune comparazioni, a capire se gli spazi di Tor Bella Monaca erano commensurabili ad alcune grandi misure urbane di Roma, degli spazi pubblici di Roma, ma anche porci il tema della ricostituzione della prossimità intervenendo sugli spazi che stanno tra gli edifici e anche sulle tipologie, quindi sugli spazi interni all'edificazione e anche facendo una riflessione sulle grandi misure, ovvero sulla commisurazione per esempio tra le grandi misure delle grandi corti di Tor Bella Monaca e la dimensione dell'agro romano. Ecco, anche qui la questione del grande spazio, dello spazio minuto, ci sembra possa essere materiale di lavoro articolato per le strategie progettuali. Forse anche questa grande misura renderebbe, una volta che questo insediamento di Tor Bella Monaca fosse rigenerato e non demolito, forse proprio la diversità delle misure del disegno di Tor Bella Monaca riuscirebbero a come dire, rifondare un catalizzatore pubblico anche per quella città diffusa e di scarsa qualità che sta intorno a Tor Bella Monaca. Io non avrei altro da dire. Io ho difficoltà a mandare queste immagini. Hai fatto un loop. Grazie. E proseguiamo la riflessione scoprendo invece qual è stato l'approfondimento della ricerca nella facoltà di Reggio Calabria e do la parola al professor Neri. Allora, intanto grazie a tutti. Non c'è molto tempo, io vorrei cercare, anche se in maniera molto sintetica, dire però le cose che avevo in mente di fare. Quello che vi mostrerò non è un progetto
vero e proprio, ma la sintesi di una serie di ragionamenti che abbiamo fatto con il nostro gruppo di ricerca di Reggio Calabria, ragionamenti alimentati dai vari scambi, dai vari incontri che abbiamo avuto con i colleghi delle altre università italiane. E naturalmente è un'esperienza che è maturata all'interno dell'università e come tale deve essere considerata. Quindi questo è l'aspetto, preliminare che mi interessa trasmettere. Partirei da una prima considerazione. Io credo che Léon Krier sia un architetto molto bravo e credo che forse della sua generazione sia uno dei più bravi. Le sue proposte in qualche modo sono maturate all'interno di una tradizione che perlomeno va avanti dal piano di Chicago, passando per Seaside, fino ad arrivare alle esperienze ultime, quelle con il principe Carlo. Devo dire, tuttavia, che pur non condividendo però nulla delle cose che pensa Krier, nella circostanza di Roma ci sia un problema particolare, cioè che è così manifesta in qualche modo il sistema di contraddizione che mette in atto, per cui si registra, direi quasi meccanicamente, una specie di distacco e di incomprensione di un rapporto, e quindi probabilmente anche con delle finalità molto diverse l'uno dall'altro, tra Krier stesso e Alemanno. Sono come due treni che partono insieme, ma che a un certo punto, io credo, inevitabilmente andranno a divaricarsi. E qual è questo limite che emerge subito dalla proposta di Krier? E vale un po' per tutto, poi si potrebbe anche entrare nel merito e scavare di più. E che denuncia, come dire, l'aspetto fortemente ideologico su cui poi il sindaco tenta di intervenire. Questo aspetto è che Krier vuole demolire anche laddove non ce n'è bisogno, e io credo che per la maggior parte di ciò che riguarda Torbella Monaca questo non sia il problema che ha quel quartiere. Ecco, il titolo che vedete non è un titolo, come dire, d'effetto, poi io l'ho adottato e poi vi dirò anche come è emerso. Allora, proviamo a vedere. Ecco, Krier, per chi lo conosce, lo ricorda, ha un po' questa abitudine di storicizzare il proprio lavoro attraverso la negazione del pensiero precedente, dell'ultimo pensiero che ha fatto. Questi sono i suoi disegni con, vedete, quella biffatura, e questo lavoro cominciò a farlo da subito dopo che uscì dallo studio di Stirling. Appunto, tutti i quartieri che avevano disegnato eccetera erano costantemente sbarrato. Questo è un ragionamento che sta sul Lotus del 78, mi pare 79, dove interviene su alcuni modelli insediativi e esprime il suo punto di vista, il primo perché non funziona rispetto all'asse eliotermico, il secondo è troppo dispendioso, il terzo è la città spontanea, il quarto e così via, e l'ultimo, vedete, per il penultimo, anzi questi due penultimi, che creano problemi di ordine pubblico e così via. L'ultimo è il suo Torbella Monaca, e quello sbarramento lo abbiamo messo noi. Perché lo abbiamo messo noi? Insomma, qual è il problema Torbella Monaca? Torbella Monaca è un bel pezzo di periferia, è un pezzo straordinario e indubbiamente il suo modello
più lontano, diciamo, è quel, fa riferimento a quel bellissimo disegno di Le Corbusier, che non ho dubbi, ma io credo che nessuno di voi possa avere, che funzioni molto meglio, sia più coinvolgente anche sul piano emotivo, come dire, ci riconosciamo di più in quella dimensione, in quella spazialità, che non nel primo, vedete, un disegno di Leon Krier, che indubbiamente è un luogo che somiglia un po' a quel quartiere di Cocaine Night di Ballard, un luogo veramente dell'alienazione e del classismo. Ecco, quindi l'operazione che si fa è questa, però indubbiamente, come dire, la città di Le Corbusier, a cui Torbella Monaca in qualche modo trova la sua radice, la sua matrice, diciamo così, insediativa, evidentemente qualche problema lo pone. Ma che problema pone? Che non c'è più in qualche modo la società che lo ha generato. Se pensiamo, non so, questo è un disegno che, del 28, credo, di Le Corbusier, 29, stava su Precisazioni, che è stato pubblicato nel 30, e quindi, soltanto per limitarci a Torbella Monaca, dall'inizio degli anni 80 a oggi che cosa non è cambiato? Il mondo si è completamente trasformato e con esso la città, è cambiato il nostro modo di produrre, di viaggiare, di divertirci, sono cambiate così tante cose al punto da ridefinire completamente le nostre mappe spazio-temporali. Quindi, come dire, Torbella Monaca ha il problema che hanno tutte le periferie del mondo. Il mondo, tutto il mondo, vive nelle periferie. Io trovo, come dire, particolarmente bello quella frase che Passarelli dice nel filmato. Torbella Monaca ha bisogno in qualche modo di interventi moderati. Io credo che questa sia la strada, anche se ovviamente meno eclatante e meno capace di bucare, diciamo così, l'interesse giornalistico di quello che può essere, la battuta, appunto, che emerge dal lavoro di Leon Krier. Qual è allora, perché si vuole demolire Torbella Monaca? Ma Alemanno la vuole demolire perché in Torbella Monaca vede, come dire, i retaggi evidenti che vanno dall'esperienza razionalista, dalla matrice, come dire, egualitaristica e collettivista che l'illuminismo in qualche modo aveva aperto nei confronti della città. È questo che vuole, è questo di cui vuole liberarsi, e pensa di trovare Krier, come dire, di far diventare Krier una specie di grimaldello per far passare questa operazione, appunto, inizialmente ideologica, ma poi un'operazione, come dire, che chiama in causa degli interessi veramente notevoli. Allora, io in questa dimensione della moderazione che Passarelli diceva, cosa rintraccio? Ma rintraccio un po' quell'idea che Anthony Giddens diceva qualche anno or sono, quando parlava di seconda modernità o modernità riflessiva, no? È una modernità che si pone adesso il problema dei limiti. C'è stata una fase in cui bisognava correre, attualmente dobbiamo fermarci e procedere evidentemente caso per caso, stando attento appunto ai limiti, alle contraddizioni, perché i problemi, appunto, che erano stati in qualche modo rimossi, tornano appunto a riaffacciarsi. Allora, la proposta quale è, e che a me piace, che ha messo in piedi il gruppo, e la proposta che ha prima la professoressa Calzolaretti esposto, è proprio la modalità di differenziare gli interventi. L'intervento sulla città e su tutta la città, compreso quindi il centro, ma in particolare Torbella Monaca. Vi ho detto che sicuramente questa strategia, sebbene giusta e io credo auspicabile, è sicuramente meno efficace, però da essere comunicata, appunto, attraverso uno slogan
in cui può essere riassunto il lavoro di Criere, ma tuttavia credo che non ci siano molte alternative a questo. Allora, di che cosa ci siamo occupati noi, e in particolare a Reggio? Ma noi avevamo, durante il corso dei nostri incontri, emergeva costantemente una domanda, no? E ci chiedevamo, e scusate il tono colloquiale, un po' di come la riporto, ci dicevamo, ma uno perché deve andare a Tor Bella Monaca? Che ci va a fare? Ecco, abbiamo pensato noi che per esempio un buon modo, incentrando questo tema sulla questione degli spazi aperti, abbiamo pensato che per esempio un buon modo è quello di poter andare a Tor Bella Monaca come se si andasse per esempio a una nuova, a una rinnovata Villa Panfili. Abbiamo preso Villa Panfili, vedete, l'abbiamo sezionata e l'abbiamo inserita all'interno del tessuto di Tor Bella Monaca. Questo è con il sistema più generale del verde. Ecco, e poi si svela questo problema dell'elogio, questo titolo di elogio delle torri. In tempi non sospetti, un bravo scrittore italiano, che si chiama Aurelio Picca, che forse voi avrete sentito di recente perché è uscito un libro da Rizzoli che si chiama Se la fortuna è nostra, e penso lo abbiate ascoltato perché c'è stato un problema nella selezione dello Strega. Ecco, nel 2002 Aurelio Picca ha girato un film di pochi minuti che vi consiglierei di vedere. Alla fine di queste slides ci saranno i riferimenti, un film chiamato appunto Elogio delle torri e palio del bianco, e parlava di queste torri giovanissime, ma che appunto si perdono nella notte dei tempi. E ricorderete che il 21, cioè quante sono le torri, è alto e fascinoso come il numero dei suoi stessi anni. La pietra qui è sparita a vantaggio della luce bianca, non nera, la luce che non taglia le ombre come allora, ma vive dentro lo spazio, carica non di vuoto ma di bastimenti di uomini. Le 21 torri di Tor Bella Monaca le ho ribattezzate con i nomi che amo. I nomi potenti si saldano bene a queste torri. Essi sono i nomi che riguardano la vita e il futuro degli uomini. E questi sono i 21 nomi. Secondo Aurelio Picca, appunto. Vi consiglierei di vederlo perché io ho trovato molto, molto bello questo filmato, questo film, questo corto che ha girato appunto nel 2002. E erano i 21 anni, diciamo così, di vita, i primi 21 anni di vita di Tor Bella Monaca. Ecco, qua in questo disegno viene un po' riportato alcuni schizzi, alcune considerazioni sul grande sistema infrastrutturale che taglia Tor Bella Monaca. Bisognerebbe ricostruire, riavvicinare i lembi, far diventare, dare maggiore continuità possibile, fare queste grandi parkway immerse appunto nel verde. Ecco, poi un'altra operazione che è stata fatta è stata quella di inserire, come dire, le torri all'interno della tradizione iconografica della campagna romana, dei viaggiatori, no? Questa che si vede sono dei pezzi di Villa Panfili, al cospetto, diciamo così, con le torri, con una delle torri, e giù in fondo si vedono i Colli Albani, Monte Cavo. Questa è un'altra dove si vedono alcune torri, sempre della campagna romana, dove queste torri, come dire, al modo di come c'erano
i ruderi disseminati nella campagna romana, questi sono i nuovi acquedotti, diciamo così, della modernità. Perché? Perché abbiamo pensato che questa poteva... Se si può riaccendere la luce, per favore, perché sto concludendo, avrei bisogno di leggere una cosa. Insomma, perché questo ragionamento impostato sulla rappresentazione e sull'iconografia della campagna romana? Ma insomma, sappiamo che più o meno dal Rinascimento in poi abbiamo assistito in qualche modo a un fenomeno quasi paradossale, e cioè che in qualche modo la riproduzione, la pittura, diciamo così, ha in qualche modo ha preceduto l'originale, e quindi in qualche modo la finzione che ha anticipato la realtà, questo dalle tavole di Urbino, Baltimora e Berlino, fino ad arrivare alla pittura di paesaggio, Poussin, Lorraine, fino ad arrivare appunto ai pittori della campagna romana. E quindi in qualche modo i pittori sono stati che hanno suscitato i siti e i paesaggi delle nostre campagne, che sono usciti poi dai quadri che avevano appunto lo stesso nome. Questa è una piccola frase di Régis Debray, che mi faceva piacere con questa concludere. Vi ringrazio. Grazie a Gianfranco Neri. Si comincia sempre di più a definire nei suoi caratteri specifici strategia sicuramente alternativa non solo nell'idea di rigenerazione versus demolizione, ma anche, diciamo, proprio nell'idea di città, diciamo, versus, come l'ha definita qualcuno, la città effetto outlet che qualcuno ha proposto. E continuerei adesso dando la proposta al professor Quintelli della Facoltà di Architettura di Parma. Sì, ecco. Grazie innanzitutto a Marta Calzolaretti, all'Università di Roma, che ci ha invitato in questa splendida avventura a cui io sinceramente devo dire non ho partecipato. E non ho partecipato perché ha partecipato soprattutto Lamberto Amistadi, che è un nostro valentissimo collaboratore borsista della Facoltà di Architettura e che ha seguito passo a passo quello che bene è stato registrato nel documentario di Carmen Andriani, vale a dire un processo di discussione, di approfondimento, perché è così che si affrontano temi di questa complessità, non certamente con dei colpi di teatro che invocano dimensioni nostalgiche e devo dire anche molto anacronistiche, perché le vediamo a partire già dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Però, nonostante io sia rimasto a distanza, quindi non abbia seguito direttamente, posso dire di aver seguito con successo a distanza questo tipo di lavoro. E mi sono anche chiesto perché. Ecco, se mi avessi invitato Ilaria Valente a fare un'operazione del genere su una periferia milanese, magari conoscendola anche meglio, questa periferia milanese, sarei dovuto sicuramente andare a Milano. Roma ha una fortuna. Roma ha la fortuna di avere delle periferie che sono dei miti della periferia, sono delle archeologie viventi, sono delle archeologie della modernità, vale a dire le conosciamo già attraverso una letteratura, attraverso un immaginario, attraverso un'espressione artistica che le ha in qualche modo nobilitate e a cui ha posato, diciamo così, un'aura che evidentemente costituisce una risorsa. E questa risorsa è una risorsa identitaria, una risorsa di caratterizzazione. È ben più difficile un approccio di riconversione qualitativa, non uso il termine riqualificazione perché oramai è veramente troppo abusato, su una periferia, su un'idea di quartiere che possiamo avere nella città nord italiana, a parte alcune rare eccezioni, è ben più difficile, in particolare nei contesti da cui io provengo, quindi nei contesti emiliani, delle città di medio-piccola dimensione, ma ci metto dentro anche Bologna nella sua pur così rinomata efficienza di una costruzione della periferia degli anni 60 e 70 che ha comunque alcuni lati positivi, ma in termini di carattere, in termini di identità, ecco, devo dire che questa periferia romana è assolutamente straordinaria. E allora cosa abbiamo fatto? Ecco, abbiamo fatto, pregherei Amistadi di scorrere velocemente alcune immagini, abbiamo fatto alcune considerazioni che
innanzitutto facciano, come dire, leva sull'idea che un tema come questo possa essere affrontato solo attraverso una concezione di tipo urbano, vale a dire come gioca Tor Bella Monaca nel sistema, o meglio nell'insieme delle parti complementari, insomma quelle parti che nella adiacenza costituiscono una contiguità e una continuità anche morfologica, che possiamo assumere come parti urbane. Naturalmente per assumerle come parti urbane bisogna operare una riconoscibilità di queste parti. Ecco, questa penso che sia la prima operazione che noi dobbiamo fare, vale a dire un grande corpo composito fatto di componenti che tirano in ballo una multiscalarità del problema, da quella urbana a quella di quartiere, a quella, non so come la possiamo definire, rionale, a quella dei gruppi di edifici, sino a quella del singolo edificio. In tutto questo naturalmente gioca il sistema delle infrastrutture, cosa che è stata vista, valutata, ed è una infrastruttura che di per sé presenta già, molti l'hanno detto, un buon livello di definizione, di opportunità, di potenzialità rispetto alla mobilità già in essere, ma soprattutto possibile, molto possibile. E poi naturalmente anche di servizi. Questo non è un quartiere abbandonato, questo è un quartiere che ha dei servizi, è un quartiere che ha delle componenti di servizio significative, poi certamente molto cadute in quell'indifferenziazione che non ha coltivato una politica dei servizi nel tempo. Insomma, un grande quartiere come questo è come un grande parco, va coltivato continuamente. Questa cura evidentemente non c'è stata. Però nell'intenzione dei progettisti c'è tutta, la si vede, la si legge, archeologicamente fondata. Ecco, da qui siamo entrati poi in una considerazione che definirei un po' più metaprogettuale, e adesso saltando un po' di cose, ecco, in particolare ci interessava questo problema che qui è emerso, vale a dire il problema di una indifferenziazione, di una mancanza di carattere, i vuoti intermedi, gli interstizi, queste dimensioni, questi non luoghi. Certamente è uno dei problemi di questo tipo di disegno, poi non coltivato nelle sue estreme conseguenze, anche dal punto di vista sociale, non è coltivato, perché analoghi ragionamenti dal punto di vista sociale li possiamo e dobbiamo fare quando le cose vanno male allo Zen, e quando le cose vanno bene le possiamo fare al Gallaratese a Milano. Però, insomma, questa è una delle questioni che impattano da subito, girando in mezzo al quartiere. Io l'ho fatto attraverso YouTube e attraverso dei videomaker bravissimi, mi complimento con questa produzione spontanea di videodocumentaristi di Tor Bella Monaca, ragazzi che vivono lì. Ecco, rispetto alla la strategia di risposta rispetto a questo tipo di problema, a nostro avviso è molto anche legata a un'idea che io penso stia nel progetto originario, cioè un'idea di centralità distribuita e di polarità che interpretano questa centralità distribuita, vale a dire un sistema di polarizzazione, di concentrazione, condensazione di servizi pubblici e privati che sia, che faccia un ragionamento di tipo, di gerarchizzazione all'interno di questa grande città composita, tiro dentro anche Torre Angela in questa considerazione, in modo tale che questo sistema di polarità orienti, strutturi funzionalmente, insomma diventi veramente una componente decisiva. Naturalmente quando parlo di gerarchia, di polarità, individuo delle priorità, dei ruoli fondamentali, principali, in particolare lo vediamo, quello che abbiamo definito quello della grande graffa, che diventa un sistema a ponte tra le due parti di Tor Bella Monaca, una polarità di primo grado, di carattere anche metropolitano direi, Tor Vergata, Università, no? Ci sta. Poi polarità di secondo grado, e sono quelle polarità che presidiano le parti di Tor Bella Monaca, i quartieri della città di Tor Bella Monaca, perché se facciamo uno scarto, Tor Bella Monaca è una città e ha i suoi quartieri, e quindi ci vogliono delle polarità di secondo grado che definiscono centralità in questi quartieri. E poi c'è un terzo livello di polarità, e questo terzo livello noi lo definiamo un po' una polarità più rionale, più del sottocasa, più legata appunto a questa dimensione
minuta, interstiziale e di una vivibilità immediata fuori dall'ambito del privato dell'alloggio, diciamo. Ecco, naturalmente rispetto a questo sistema va accompagnato, va spinto, anche per motivi, abbiamo visto dei calcoli molto interessanti fatti da Marta Colzolaretti, va spinta anche da, come dire, un carburante che dal punto di vista insediativo densifica, immette nuova sostanza funzionale e dà anche una messa in forma decisiva, nel senso che ci sono alcune di queste parti che hanno bisogno di una messa in forma decisiva. Naturalmente tutto questo va accompagnato con un intervento sulla mobilità, ma l'abbiamo già detto, io a mio avviso Torbella Monaca ha già tutti i presupposti per una razionalizzazione di tipo infrastrutturale che è fatta di integrazione, fatta di rafforzamenti, ma non. Ecco, andando avanti, quindi si arriva praticamente al progetto, e il progetto, lo vedete, è fatto poi, come dire, io le definisco delle protesi, dei perni, dei legamenti, dei bypass, cioè è tutto un lavoro di preliminare di tipo clinico, quindi l'organismo nel suo complesso, questo è l'approccio clinico, e poi interventi di tipo microchirurgico, intervenendo punto a punto, lavorando su tutta questa serie di componenti, in particolare queste delle polarità, caso a caso, caso per caso, nella specificità molto molto diversa che esiste tra queste singole parti. E qui la coniugazione funzionale e formale evidentemente avviene, può avvenire. Ecco, in tutto questo io credo che in definitiva, un po' in una dialettica che sta tra un'idea di città e l'idea del grande villaggio, perché parti di queste periferie sono anche dei grandi villaggi se li guardiamo, grazie anche alla frontalità con l'agro che è in grado di nobilitare, di dare questa aura così celebrata nelle arti e così capace di creare appunto questa sottolineatura, questa caratura identitaria, ecco, io credo che questa natura monumentale, insomma, ecco, possa essere salvaguardata, ma su un piano anche di effettiva praticabilità, vivibilità, funzionalità, che è quello che al momento penso manchi. E questo a conferma, insomma, di un punto di partenza che consente di fare questa cosa e non un immaginifico ad uso consumo di quello che spesso possono essere solo in apparenza, evidentemente solo in apparenza, dei modelli, degli stili di vita, di consumo legati un po' a un'immagine delle vacanze, un'immagine di mondi esotici, dove anche la storia, nell'accezione crieriana, può diventare esotica. Grazie. Grazie, adesso facciamo un cambio, diciamo, al tavolo della presidenza. Io inviterei i professori Carlo Manzo, Pepe Barbieri e Carmelo Andriani a prender posto. Devo anche segnalarvi che Renato Nicolini non è potuto essere presente qui oggi per un impegno improvviso, ci ha mandato un testo, una nota che noi naturalmente provvederemo a pubblicare sul web insieme agli altri interventi di quest'oggi, ci ha mandato una sua riflessione sul tema, adesso non è il caso di leggerla anche perché è un po' lunga, però potrete presto consultarla. Io do invece subito la parola al professor Manzo per proseguire la riflessione. Buonasera, io ho guidato un gruppo di lavoro della seconda Università di Napoli che ha compreso sia dei docenti ma anche laureandi, dottorandi e laureandi e assegnisti che hanno lavorato su questi temi. Sarò molto breve visto il tempo scarso, ma volevo sicuramente due cose inizialmente, nel senso che a me interessa di questa esperienza che chiaramente di grande interesse, per cui ringrazio ovviamente in particolare che Barata Cazzaretti, ma diciamo chi l'ha promossa,
non tanto l'aspetto accademico, diciamo, ideologico di questa occasione. Cioè, a me questa esperienza mi sembra importante per cercare di entrare in un dibattito di grande concretezza, in cui delle ipotesi che non ci convincono, quali quelle di Krier, di cui io non discuto, diciamo, le premesse, la nostalgia, si può anche cambiare idea, ha detto delle cose, ne potrebbe dire altre, ne potrebbe dire altre ancora domani, ma principalmente mi piacerebbe, diciamo, capire e comunicare, condividere la possibilità che ci sia una linea di lavoro che concretamente mostra delle possibilità alternative assolutamente più convincenti, ma attraverso i fatti, attraverso, diciamo, delle ipotesi di lavoro. Le tematiche sono già state espresse, che sono quelle del lavoro e della degenerazione dei grandi quartieri in Europa, hanno sicuramente dei criteri generali su cui c'è una grande condivisione, ovvero sia quello di una varietà tipologica, quello di una attenzione agli aspetti energetici, quelli di una gerarchizzazione più evidente, di una identità necessaria per i grandi quartieri su cui si lavora. Ma di fatto invece vi sono poi situazioni molto differenziate per quanto riguarda appunto i modelli, le linee di lavoro concrete. Io credo che noi dobbiamo... cioè ci stiamo impegnando per dare concretezza e capacità di essere convincenti a delle modalità alternative. Ecco, su questo io non so se ci sono abitanti di Torbella Monaca, è evidente che questa il nostro principale interesse sarebbe quello proprio di confrontarci non tanto tra noi, diciamo, tecnici, ma con la gente, per dire: è vero, queste nostre perplessità si basano su dei ragionamenti, che sono dei ragionamenti di tecnici, non solo tecnici, ma anche proprio di idea di città. A questo riguardo io voglio dire che c'è una legittimità per dei modi di abitare. Noi siamo in una condizione in cui non esiste più la contrapposizione tra la città di destra, la città di sinistra, la città del socialismo ipotetico realizzato o d'altro, ma c'è la legittimità di poter vivere e poter dire: io voglio vivere in una casa alta, io voglio vivere in una casa bassa. C'è una legittimità anche all'aspirazione della piccola casa individuale, della casa con giardino. Ci sono delle condizioni possibili, bisogna capire qual è il modello, quali sono le linee di lavoro per costruire un'ipotesi, diciamo, convincente, avanzata e migliorativa rispetto all'attualità. Ecco, a partire da questi ragionamenti c'è anche, mi sembra che si sia capito anche, che c'è un lavoro d'insieme, ma ci sono anche una serie di tecniche, di progetti campione, nel senso che se noi avessimo avuto tutti i materiali analitici necessari avremmo fatto dei lavori anche molto molto più precisi, ma con i dati che noi abbiamo costruito anche dei progetti campione che possano far capire quali possano essere queste alternative. Credo che questa sia anche poi l'occasione, anche lo spirito che ha improntato il lavoro del mio gruppo, e che ora cerco di far scorrere con le immagini, partendo da una riflessione su una zona dell'R5, quello delle grandi corti, che è una zona noi riteniamo di grande interesse architettonico e urbano, e su cui chiaramente partiamo dalle criticità. Abbiamo lavorato attraverso il tentativo di risolvere alcune criticità evidenti, che è quello delle abitazioni, delle difficoltà delle abitazioni al piano terra, quella di una scarsa differenziazione di tipi abitativi e di un'assenza di case basse, quella di una difficoltà della dimensione minima degli alloggi, quella di una carenza di servizi e quella di una scarsa sicurezza delle zone di parcheggi e di tutti i piani interrati. A partire da questa condizione, io ho, diciamo, un po' di effetti difficoltà a vedere le immagini, ecco, noi abbiamo individuato una serie di... Sì, forse, scusate, mi metto di lato così è più semplice, tanto... A partire da questa
condizioni. Noi abbiamo studiato, stiamo studiando, anzi, perché si parla di, diciamo, parliamo anche di un lavoro che ha dato dei frutti, ma è ancora un lavoro in progress, diciamo, un lavoro su un sistema più, una razionalizzazione del sistema dell'accesso e della sistemazione della viabilità, ma principalmente io mi voglio appuntare sui due o tre punti, diciamo, significativi e caratterizzanti. Uno è quello di costruire un sistema che rimarchi, che sottolinei la qualità dell'impianto urbano di questa zona delle corti, diciamo, a corti Aredan, cercando di reinterpretarlo e di arricchire l'offerta, ovvero sia, in questi schemi che voi vedete, non so quanto siano chiari nelle immagini, c'è quello di portare in un'edificazione di case basse all'interno della corte, che sono corti molto ampie, spostare, come dire, le case in difficoltà che sono nei piani bassi delle grandi corti, estrapolarle e spostarle idealmente, diciamo, costruendo un sistema di case basse con giardino all'interno della corte, che possa liberare i piani bassi per attività terziarie, per loft, per piccoli servizi, per case, diciamo, speciali, e invece costruire un sistema di alternativa che arricchisca questa condizione, come dicevo, abitativa, nella parte, diciamo, della corte stessa, con un ragionamento che consenta comunque di avere un saldo zero, cioè che la quantità di abitazione che sono tolte dai piani bassi possano essere recuperate nella parte dei giardini. Ecco, questo è uno schema planimetrico che fa capire, diciamo, delle possibilità organizzative, con attenzione chiaramente ai sistemi anche dell'insolazione e alla posizione dei giardini riguardo alle condizioni possibili. Questo sistema è un sistema che potrebbe essere collegato con delle piccole passerelle, a fare in modo che alcune di queste case possano avere un nucleo di lavoro nella parte bassa, diciamo, accentuando un aspetto che oramai anche in Europa è sempre più avanzato, cioè di differenziare, arricchire e costruire possibilità, diciamo, una variazione funzionale all'interno dell'alloggio stesso. Ecco, il sistema della corte è una corte che può essere quindi occupata sia nella sua costruzione, secondo il sistema che vi ho descritto, sia attraverso una serie di case a patio che possano avere un particolare rapporto con la zona della campagna. L'altro criterio, infatti, che è alla base di questa ipotesi individuata, è quella di costruire il più possibile una trasversalità di verde, cioè fare in modo che gli spazi della campagna, quella condizione del verde che è esterna, appunto, su cui questo sistema di corti si affaccia, che il piano di Criera distruggerebbe in gran parte per quello che abbiamo visto, possa entrare, continuare a entrare nelle corti, attraversarle per, diciamo, riverberarsi sull'altra parte della strada. Evidente che a questa condizione è una condizione che può essere assolutamente ben composta con altre tecniche di intervento sugli edifici che vi sono state mostrate dagli altri gruppi di lavoro, come ad esempio quello di Milano. Ecco, evidentemente quindi cambiano una serie di pesi, ma in qualche modo resta, come dire, la struttura e l'identità del sistema, della qualità dello spazio e dell'edificazione esistente. Vi sono delle immagini che potete, diciamo, vedere in questo caso. Un altro aspetto, che anche questo è uno dei contributi che è in corso di elaborazione anche in altre unità, che è quello del cercare di lavorare su un riadeguamento, una ricomposizione delle torri, facendo attenzione al sistema migliorando i sistemi dell'esposizione, migliorando, diciamo, componendo i tagli degli alloggi in modo, diciamo, diverso, costruendo ad esempio una particolare soluzione nei piani alti con una indificazione dei sistemi degli attici, e anche cercando di potenziare tutti quegli aspetti, diciamo, di elaborazione di logge, di balconi, di possibilità di individuare serre esterne per migliorare la componente energetica. È anche un modo per cercare di risolvere quel problema di identità, di scarna identità che viene in qualche modo, diciamo, imputato al progetto, diciamo, al quartiere stesso. L'ultimo aspetto che in questa breve esposizione voglio rimarcare è proprio il tema delle attrezzature, ovvero sia una modalità di un'ipotesi di lavoro su cui
si sta avanzando è quello di costruire il sistema delle corti come un luogo in cui la modellazione del suolo rimarchi questo rapporto con la campagna, questo possibile rapporto con la campagna, e però utilizzi anche, diciamo, risponda a una serie di deficit che noi abbiamo potuto diciamo, notare sul posto, ovvero sia per esempio la difficoltà che anche un nucleo così consistente per debba andare per i servizi in zone piuttosto lontane. Ecco, quindi in questo caso il tema del basamento, che in questo caso viene svolto, scusate, ho sbagliato, viene diciamo risolto attraverso un mercato all'interno di una corte, unisce il problema della modellazione del suolo, della trasversalità della zona dell'area verde che può essere connessa, può connettere la parte della campagna e la parte della grande strada, e anche la possibilità che il quartiere, il tema della grande corte, acquisisca quel carattere di luogo civile in cui, a mio avviso, la Tor Bella Monaca debba riconoscersi, attraverso ad esempio anche la possibilità di passare, di costruire dei sovrappassi, diciamo, attrezzati per la zona diciamo, delle torri che è situata dall'altra parte della strada. Ecco, il senso degli spazi pubblici e della caratterizzazione dello spazio civile, dello spazio sociale, credo che sia uno dei punti importanti su cui noi dobbiamo lavorare. Grazie. Grazie, veniamo adesso all'esperienza invece fatta all'interno della Facoltà di Architettura di Pescara con Carmen Andriani e Pepe Barbieri. Non so chi parla per prima. Comincio io. Vi faccio portavoce insieme al Pepe Barbieri del lavoro del gruppo di Pescara, che è stato condotto da un gruppo, da alcuni dottorandi e dottori di ricerca, da docenti, fra questi in prevalenza romani in realtà, quindi voglio dire con una che misurano quotidianamente, settimanalmente la dimensione metropolitana fra Roma e Pescara, quindi che hanno diciamo sperimentato nell'esistenza quella che è una dimensione territoriale poi dello sviluppo metropolitano delle città. Ci siamo avvalsi anche di collaborazioni esterne per quanto riguarda Edoardo Zanchini, può essere considerato un nostro docente, però in realtà è qui come legambiente, peraltro si scusa di non esserci, è disponibile a continuare questo che è un work in progress. Noi diciamo non abbiamo prodotto progetti, ma piuttosto dato delle indicazioni di strategie, in quanto pensiamo che, ecco, questa che è la prima uscita pubblica in realtà non è la presentazione di un risultato intermedio che ha bisogno di una verifica come questa, soprattutto una verifica con chi abita lì, con i soggetti che operano, con le amministrazioni e con il pubblico che governa queste parti, e quindi eventualmente sono materiali messi sul tavolo per aprire una discussione e portare avanti, anche perché i tempi di queste queste prefigurazioni sono tempi che devono procedere per fasi compiute successive. Dunque il gruppo di Pescara si è concentrato, si è applicato su due aspetti essenzialmente: da una parte la riconsiderazione dell'agro romano per il suo valore profondamente connettivo di tutte le parti di cui si compone la città di Roma, ormai nella sua dimensione metropolitana, e d'altra parte e poi anche nella verifica di alcune strategie attraverso un'area campione che in realtà è una sezione territoriale di un comparto che registra tutti quanti gli aspetti che compongono la natura stessa di questo, che non può essere definito tout court un quartiere come diciamo la città tradizionale o consolidata dispiega. Quindi il valore dell'agro, del vuoto, riconosciuto proprio nel suo carattere costruttivo dello spazio urbano e nella sua triplice natura di essere un vuoto dal carattere ambientale, dal carattere archeologico, dalla valenza anche agricola. Quindi nel suolo, nella sua
diciamo, variazione altimetrica nel suo valore geografico, geologico, nella sua stratificazione storica, archeologica, monumentale, pensiamo che risieda il valore identitario di Roma tutta, cioè sia della Roma storica che della Roma, come metropoli, appunto come giusta posizione di parti che galleggiano dentro questo grande vuoto che li connette. A loro volta questi pezzi però hanno una dimensione di città, cioè l'ottavo municipio conta, se non sbaglio, intorno a 237.000 abitanti, il decimo 184.000, quindi di fatto sono come delle città. Del resto la struttura amministrativa per municipalità lo dimostra, e qui si solleva un problema rispetto al quale spero appunto alcuni dei presenti possano dare un contributo sul rapporto fra il governo centrale della città e il decentramento delle municipalità. C'è qualcosa che non funziona anche in questa proposta Crier Alemanno, secondo noi, e sarebbe utile appunto avere un riscontro proprio su questo. È stato utile ripercorrere le tappe fondamentali di questa crescita di Roma, del resto ne hanno parlato alcuni prima di me, dal dopoguerra ad oggi. La mostra alla Rapacis è un documento molto utile da questo punto di vista, e intrecciarlo con quelli che sono stati gli eventi, gli accadimenti straordinari, ma anche quotidiani, che secondo me della vita pubblica soprattutto, che diciamo che ne hanno accompagnato se non orientato certe volte la crescita, proprio per non perdere di vista questo dato, che poi la storia della città è una storia di tutto preso insieme. Una crescita che dagli anni 80 in poi si è particolarmente concentrata, come hanno dimostrato alcuni grafici, proprio in questo settore, nel settore sud-est, per cui abbiamo di fatto adesso una sorta di saldatura verso i Colli Albani, e quello che prima Torbella Monaca era periferia estrema, adesso di fatto, per un cambiamento di prospettive, proprio di rapporti relazionali all'interno del tessuto metropolitano della città, di fatto è una periferia intermedia, come si sentiva dire nel video. Quindi Torbella Monaca va intanto inquadrata in questa corona periferica, cioè se è efficiente, abbiamo verificato, abbastanza soddisfacente il collegamento verso il centro, è del tutto insoddisfacente invece il collegamento, le connessioni in questa corona, intermedia. E quindi la relazione di queste parti devono puntare ad una distribuzione sinergica di risorse, di servizi e di infrastrutture. Adesso non mi dilungo sull'aspetto infrastrutturale, sulla cronica insufficienza di connessioni alla media distanza, dell'insufficienza del trasporto pubblico. Viceversa, un altro dato che abbiamo preso in considerazione è la valutazione della collocazione delle distanze di Torbella Monaca rispetto ad alcune centralità, diciamo, nell'immediato intorno, ad alcuni poli forti, ad elementi, diciamo, di attrazione, una sorta di magneti, e cioè appunto l'Università di Tor Vergata, il polo sanitario con l'ospedale, eccetera, servizi culturali, e lo stesso teatro di Torbella Monaca è un piccolo punto di potenziale attrattività. Quindi l'obiettivo è quello di specializzare Torbella Monaca su una qualche funzione di centralità territoriale in questo grado, cioè realizzare un territorio che sia elastico e magnetico, però in uno scambio uguale fra ciò che dà e ciò che riceve, soprattutto, lo diceva bene prima Quintelli, uguale fra le diverse scale che le municipalità della periferia intermedia esprimono, cioè la soddisfazione della scala territoriale, ma anche quella della prossimità, di vicinato. Quindi una misura che è una misura anomala, direi, che si misura con la dismisura nella città, nello sviluppo della città contemporanea. Quindi ritornare, l'agro romano ha in questo un ruolo importante di connettivo,
La campagna romana significa tanto, l'abbiamo visto, ma nell'uso contemporaneo significa anche una disponibilità all'abitare abusivo, alla forme di appropriazione auto-organizzate, a un uso dello spazio e di appropriazione spontanea, ad accogliere abitazioni nomadi, ad occupazioni spontanee, provvisorie, ad un uso agricolo privato attraverso l'orto urbano, ma anche è un terreno di scarto, dell'abbandono, della discarica, eccetera. È lo spazio intercluso anche nel tessuto a grana molto, molto minuta di Torre Angela, è lo spazio di pertinenza degli edifici che è spesso una loro incolto, eccetera, insomma. Quindi questa rimessa in questione dell'agro pone il rapporto con i vuoti all'interno dell'edificato. Ecco, anche qui bisogna capire che fanno parte di una stessa sostanza e di un'unica nozione di paesaggio, cioè va riscritta, questa cosa riguarda peraltro anche l'agricolo, questo è un aspetto molto importante, cioè l'agricolo va reinventato, deve in qualche modo coevolversi insieme all'edificato, quindi non è più un elemento che si contrappone alla città. Il paesaggio, il verde, il parco non sono più elementi compensatori, quindi si stabilisce un rapporto di stretta continuità, questo anche nelle strategie, nelle azioni progettuali, fra l'agro romano rifunzionalizzato su alcune funzioni legate all'oasir, alle infrastrutture ecologiche, eccetera, con invece l'uso di questi vuoti. Quindi, capisco che devo andare un po' più rapida, il dato che è stato detto da Marta Calzolaretti nella presentazione è un dato molto importante. Nel momento in cui noi ci siamo messi ad analizzare questi vuoti in Tor Bella Monaca, abbiamo visto che su 23 ettari di superficie costruita, su 188 ettari di superficie territoriale complessiva, 23 sono quelli costruiti, quindi il restante è spazio vuoto. E di questo vuoto soltanto il 60% è in qualche modo definito, quindi rimane un 40% di spazio non definito, ovvero la superficie a carattere indefinito è maggiore della superficie occupata dal piano Alemanno Crier. Proprio a partire da questo, quindi, a partire dalla caratterizzazione di questi spazi, che può partire si incentra la nostra proposta di regenerazione attraverso alcune azioni che che contemplano anche la riqualificazione energetica, dotazione di servizi, orti urbani, commercio a chilometro zero, eccetera, con una caratterizzazione del vuoto, ivi comprendendo anche tutto ciò che ruota intorno agli edifici, quindi il tetto che può diventare da tetto giardino a tetto produttore di energia, al basamento che può essere, e qui ci ritroviamo ovviamente con le strategie già enunciate prima, Una serie di azioni che poi vengono verificate attraverso una sezione campione che rimetta in fila tutti questi dati, la campagna, il R5, fino al tessuto minuto di Torre Angela. Concludo quindi dicendo che, insistendo su questo dato, che noi pensiamo che questo sia un discorso che sia aperto, un work in progress che ha bisogno necessariamente di verifica prima di ritornare ad approfondirlo, che è utile fare delle simulazioni su dei campioni che consentono di prevedere delle azioni concrete a breve tempo, con la finalità ovviamente di fare un piccolo passo, di dare un contributo come università alla costruzione di una città, della città, prima ancora della costruzione della sua forma. Grazie. Due riflessioni rapidissime. Cosa abbiamo sentito finora? Con decisione mi sembra che è evidente un aspetto. Di fronte a un'ipotesi di costruire un quartiere, l'ipotesi Crier Alemanna, un quartiere residenziale, quindi monofunzionale e ristretto a un compito urbano circoscritto, l'ipotesi che si tratta invece di parlare di città e di città nel suo territorio. Tor Bella Monaca rappresenta una ricchezza per la sua qualità esistente che va riproposta attraverso un sistema variegato di azioni che costruiscono quel carattere invece molteplice che è proprio della città.
Ora io vorrei soltanto concludere con questo. Vedo qui molte persone, rappresentanti di tante realtà imprenditoriali, dell'amministrazione, studenti, la scuola. Colgo come grande elemento di interesse che mi colpisce molto il fatto che appunto qui si vede la capacità che l'università può avere di mobilitare pensiero. Ed è questo, credo, l'aspetto più importante, diciamo, che credo vada messo in gioco oggi nella trasformazione della città. Mobilitare idee strumento che siano capaci di attivare prima di tutto un percorso dialogico, che è quello attraverso il quale si costruisce la crescita della città. La crescita della città, prima che essere fatta di pietra, è fatta di pensiero. E io credo che questa vostra presenza qui, questa nostra presenza, è la dimostrazione della opportunità e necessità di questo colloquio che da sempre l'INARC poi persegue e che ci permette forse di vedere in avanti, riaffermando anche il ruolo appunto delle nostre strutture. Qui si sono mobilitati 7 dipartimenti, stanno lavorando insieme, hanno condiviso alcune modalità, su altre probabilmente ci sono interpretazioni diverse, ma è questa ricchezza che si mette in gioco e che mettiamo in gioco con voi. Grazie. Allora, grazie. Sì, certamente l'idea di mobilitare pensiero, che è poi anche alla base della missione, della volontà, dello scopo dell'INARC, in questi casi effettivamente trova delle iniziative di successo, vista la partecipazione. Proseguiamo adesso il dibattito al di là e al di fuori del progetto interdipartimentale di ricerca, di cui abbiamo ascoltato approfonditamente tutte le linee caratteristiche, e ascoltiamo anche altre voci per animare ancora di più questo dibattito, a partire dalla proposta che ci è stata presentata in confronto alla proposta che sta portando avanti l'amministrazione. Io proverei intanto a chiamare qui al tavolo un, diciamo, gruppo di persone per alcuni interventi, che sono Alessandro Anselmi, Alessandra Montenero, Dana Modigliani e Amedeo Schiattarella, che inviterei intanto a prendere posto, così velocizziamo il passaggio di parola, per cominciare appunto a sentire delle altre opinioni, con la raccomandazione di essere abbastanza rapidi in modo da poter ancora ascoltare ulteriori contributi al nostro dibattito. E Daniel Modigliani sta arrivando? Sì. Io comincerei con il professor Anselmi. Sì. Per forza. Bene, allora scusate, siccome c'è giustamente, io pensavo di farlo intervenire subito dopo, ma il comitato di quartiere di Torbella Monaca che vorrebbe fare un intervento, noi accogliamo con molto piacere l'idea di dare subito a loro la parola. Stai, mi alzo io, in modo che poi possiamo anche riflettere su quello che dicono. Buonasera, io sono Maria Vittoria Molinari e rappresento il comitato di quartiere di Torbella Monaca. E, voglio dire che qui c'è anche presente il comitato No Master Plan, che è appunto il comitato che si è costituito dopo l'uscita, insomma, di Alemanno, e poi magari anche loro vogliono fare giustamente un intervento. E, innanzitutto però devo dire una cosa. Devo ringraziare Alemanno della malsana idea, perché quantomeno ha costretto tutte queste intelligenze a rimettersi in discussione e, diciamo, a rivalorizzare i nostri quartieri che appunto sono sempre stati saliti all'onore delle cronache per cose, diciamo, brutte, no? Rispetto a quello che poi invece rappresentano sul territorio, rispetto anche all'umanità che è presente. Allora, io ho seguito tutto il percorso. Ovviamente più di tanto non posso entrare nell'aspetto tecnico perché non ne ho le competenze specifiche, però c'è un elemento innanzitutto da cui vorrei partire.
e cioè che mentre voi avete fatto un'analisi appunto prettamente diciamo di recupero da un punto di vista urbanistico ed anche edilizio, la proposta di Alamegno è partita invece da un recupero sociale, nel senso che secondo lui Tor Bella Monaca ha bisogno di essere riqualificata perché c'è il peggio di tutto, abbattendo e ricostruendo. Quindi l'intervento sociale vero, che è quello appunto della riqualificazione dei servizi, della cultura, di tutto quello che finora non c'è stato, quello non, diciamo, è servito soprattutto a lui in questa fase per creare divisione all'interno della cittadinanza, perché in questo momento a Tor Bella Monaca, così come esiste un comitato no master plan, esiste anche un comitato sì master plan. Quindi questo è il primo elemento che io insomma porto alla vostra attenzione. Dopodiché appunto ci sono altri elementi che sono molto interessanti, innanzitutto il fatto che avete appunto precisato che non c'è più bisogno di edificare, e questo è fondamentale perché insomma la fortuna di abitare in un quartiere dove c'è del verde appunto bisogna mantenersela. L'intervento anche rispetto diciamo alla la professoressa diceva alla definizione degli spazi verdi. È vero che ci sono molti spazi verdi anche abbandonati, ma per noi quegli spazi verdi abbandonati possono significare occasioni di lavoro e non occasioni appunto di come dire, visto che c'è il degrado ci costruisco sopra, come l'amministrazione sta facendo passare. E quindi questo è un elemento secondo me fondamentale su cui bisogna lavorare e, su, insomma, e che stimolo anche voi insomma, a prendere in considerazione. E anche perché ad esempio so che ci sono realtà come il Laurentino 38, l'altro quartiere popolare, dove appunto si sta intervenendo ad esempio nel recupero attraverso anche le fattorie sociali, e visto che noi abbiamo ampi spazi verdi e mi rifaccio all'ultima slide dove appunto si parla di produzioni a chilometro zero, di cioè, tutto quello che riguarda il recupero e il mantenimento del suolo, che è fondamentale dal punto di vista ambientale ma anche sociale, perché significa creare occasioni di lavoro. E poi vorrei porvi una domanda. Allora, posto che Alemanno dice che tutta quell'opera che si farà è fatta dai privati con investimenti privati, e voi invece avete appunto detto che ora tutto questo lavoro è chiaro che dovrà essere condiviso con le amministrazioni, ma noi riteniamo fondamentale che venga condiviso con i cittadini di Tor Bella Monaca e dico anche dell'ottavo municipio, perché ricordate anche che insomma sono in previsione i piani di zona di Grotte Celoni, Castelverde e Borghesiana, che porteranno non so quanti altri abitanti, quindi insomma se su Tor Bella Monaca si combatte lì non so noi che cosa potremo fare. E quindi dicevo, è fondamentale appunto che poi questo piano venga diciamo condiviso con la popolazione, perché noi non vogliamo proprio subire più nulla. Però poi appunto io il dubbio che c'ho è un altro, nel senso che se l'amministrazione dice che non c'ha mai i soldi, no, per riqualificare, noi ad esempio abbiamo anche chiesto che 15 milioni di euro che la Polverini si è impegnata a dare inizino ad essere già usati, perché ci sono spazi come avete fatto vedere il mercato comunale in disuso, abbandonato e degradato, e noi abbiamo chiesto che già lì insomma si può cominciare ad abbattere quello scelto. Ecco, quindi allora il punto è questo, posto che appunto c'è tutto questo percorso di progettazione, però poi a livello economico diciamo chi dovrà intervenire, nel senso che poi la nostra paura è sempre la stessa, che poi si ricorrerà comunque sia ai privati, i privati però in cambio vogliono sempre qualche altra cosa, quindi noi ci teniamo che il nostro territorio venga sì riqualificato dove ce n'è bisogno, ma che soprattutto vengano conservati quei bellissimi spazi verdi che abbiamo, e non come ci hanno detto quando siamo andati a Risorse per Roma a vedere il progetto, che visto che Tor Bella Monaca c'ha 40 metri quadri a cittadino come diciamo come standard di qualità,
E il piano regolatore ne prevede 20-22 e quindi c'è lo spazio per la densificazione. A me onestamente mi sembra una grande sciocchezza, perché insomma invece di tenerli fortunati insomma vogliono fare di tutto per toglierci questo benessere, almeno quello che abbiamo. Io, ecco, questo diciamo è quello che ci tenevo a dire, ripeto, troppo nel tecnico, vi ringrazio, e poi magari con la professoressa vedremo come insomma portare questo dibattito anche nelle sedi che sono più nostre, insomma. Grazie. No, sono Alito Contucci del Comitato Non Master Plan, abitante a Torbella Monaca. Innanzitutto, vabbè, da quello che ho visto una democrazia qui. Perché dico questo? Perché ho assistito a 4 idee, 4 proposte, tutte da discutere. Quando è venuto dalla mano qui a Torbella Monaca, più di una volta, facciamolo con la partecipazione di tutti. Però con la proposta unica del progetto Lonchier, cioè facciamo tutti la già decisa proposta del master plan. Cioè questo, qui ritengo la democrazia veramente, che ho ritrovato qui, una proposta articolata che già di per sé pone una discussione. Ecco, io credo che qui a Torbella Monaca voi dovreste venire per la prima volta su sta logica delle 4 proposte, che apre il dibattito. Oh, è una domanda che vorrei fare. Ma voi come ci state dentro, per esempio, al piano, come c'è stata la vostra associazione dentro al piano di Calimano, visto che mi sembra che è già stato deciso che ha dato tutto a mano a Lonchier? È vero che ci sarà ancora un consiglio comunale, è vero che ci sarà tutta una... Cioè, però, sappiamo tutta la questione politica, quello che vorrei capire come si può... Perché, qui, di fatto, Alemanno gli ha dato pure le proposte ai cittadini, però ha bruciato tutti gli altri architetti, non ha fatto nessuna, mo dico, una stupidaggine, nessuna gara d'appalto a vedere quale è il progetto più efficace. Ha deciso che doveva essere Lonchier... Piccola parentesi, poi volevo capire, forse l'ho letto male, forse... Un po' di ritorno alla memoria, ma mi sbaglio o avevo osteria del Curaro, Alemanno voleva una progettata nel donatore, un'idea sua più alta della cupola di San Pietro, e se è vero perché lì è a Torbella Monaca che i tori sono troppo alti? Cioè questa è una domanda che vorrei capire, perché praticamente c'è qualcosa che non quadra. Oh, un'ultima cosa, io casualmente voglio dire, Lonchier chiama tanto la Garbatella come esempio. Io per motivi miei personali sono capitato a Firenze e mi sono fatto una passeggiata a Napoli, ho visto la vecchia Napoli che è simile alla Garbatella, non faccio retorica, ho visto la nuova Napoli, che è tutt'altro, cioè ha stravolto proprio la vecchia, ho parlato con i cittadini lì di Napoli, anche con gli studenti lì a università, e non sono per niente contenti del piano del Lonchier. Grazie. Ah, no, scusami. Bene, grazie. Naturalmente, diciamo, a nome dell'INARC devo esplicitare un impegno prossimo a creare un momento anche di riflessione e di interlocuzione con l'amministrazione, che diciamo finora ancora non ha partecipato a questi momenti di dibattiti, perché è un percorso, diciamo, di approfondimento, di riflessione, che poi necessariamente dovrà portare un momento di confronto. Torniamo dopo questo accorato e giusto appello a processi partecipativi anche da parte degli abitanti di Torbella Monaca, e ridò la parola al professor Anselmi. Sì, mi sembra che sia inevitabile adesso, senza entrare specificamente nelle questioni sollevate dagli ultimi interventi, però sollevare un problema, e tra l'altro io mi ero riproposto di farlo nel mio intervento, che caratterizza l'azione sulla città. Noi siamo architetti e ragioniamo sempre in termini di urbanistica, di densità, di anche di forma, specialmente io sono un bieco formalista, architetto, però l'essenza ultima della città è stata evocata adesso, è la sociologia, è la sociologia urbana, cioè il problema che va affrontato e va toccato in questo momento, ma
a Tor Bella Monaca, ma che è un grande problema delle periferie, così come è stato evocato, è proprio quello di pensare a monte dell'intervento urbano, urbanistico e di costruzione diciamo il tipo di struttura sociale che viene immesso all'interno dei nostri progetti. Abbiamo visto un disegno molto bello di Le Corbusier, disegno che noi architetti conosciamo quasi sempre in bianco e nero, mentre invece qui era a colori, no? Un disegno che qualsiasi ecologista contemporaneo sposerebbe, no? In cui la presenza del verde, no? Vive e rispetto è superiore rispetto all'abitare che si vede in fondo, no? Con qualche cosa. Ecco, quello faceva parte di una società che aveva un modello sociale appunto equilibrato in qualche modo, o comunque un'utopia in cui i cittadini della città potevano ritrovarsi in forma equilibrata, nuova, attraverso, per Le Corbusier, una sorta di rivoluzione industriale più che altro, e quindi collocarsi nelle sue unità d'abitazione, immerse nel verde, eccetera. Questo, ciò che evocava, è passato molto tempo, le condizioni si sono profondamente modificate e quell'idillio antico non è possibile nella città contemporanea, nelle metropoli contemporanee. Questo però non toglie nulla rispetto a una riflessione, per esempio riflessioni sui sociologi urbani francesi, intorno appunto alla mixité sociale, cioè al fatto che un determinato quartiere rischia comunque sempre di diventare un ghetto di un determinato tipo di popolazione. Il decreto di Tor Bella Monaca, diciamoci bene, guardiamo bene in faccia la realtà, è dovuto al fatto che sono state immesse, perché il quartiere è stato progettato dall'esterno, sono state immesse categorie sociali a bassissimo reddito, e queste categorie sociali a bassissimo reddito non possono mantenere degli edifici in qualche modo che hanno bisogno di tecnologia e grandi situazioni di parco, no? Se non vengono, come dire, comunque sostenute. Se il parco è di proprietà del comune, il comune deve pensare al parco. Se questo non è possibile, si deve ripensare a tutta un'altra cosa. D'altra parte, questo è un problema generale, per esempio, che non ha nulla a che vedere con la qualità dell'architettura. Possiamo fare degli esempi opposti, no? Per esempio il quartiere Zenna di Palermo. Il quartiere Zenna di Palermo, a mio modo di vedere, uno dei più bei quartieri che sono stati fatti in Italia, è stato di volta in volta restaurato e degradato perché di volta in volta abitato da situazioni sociali assolutamente insostenibili. L'altro sono le Vele di Napoli. Io considero le Vele di Napoli un'architettura di grandissima qualità urbana, ma è chiaro, laddove la sociologia porta certi strati sociali che non sono supportati, attenzione, dal pubblico, dall'intervento pubblico, è chiaro che questo si tende al degrado. Ecco, questo, voglio dire, forse l'occasione di lavorare insieme al comitato di quartiere, insieme a questo esperimento di rinnovo urbano al di fuori delle ideologie, no? Cioè, so chi diceva, piano dalle mani, non è un po' ideologico, perché devi buttare giù le torri? Non ha senso. No, restauriamolo, entriamo dentro nel merito della cosa. E questo, devo dire, qui c'è un lavoro monumentale, enorme, molto interessante da questo punto di vista, che naturalmente va diffuso, ma a monte, a mio modo di vedere, ci deve essere questo atteggiamento, un atteggiamento che guarda più al sociale che all'architettura. Per quanto riguarda l'architettura, e poi concludo, mi sembra che la forma della penisola di Tor Bella Monaca sia un'occasione eccezionale di costruire una cittadella nella campagna dell'Acro, no? Di ritornare a quelle immagini che faceva vedere Carmen prima, in cui come dire, l'architettura, che poi è l'architettura storica italiana, si dà sempre come spazio definito urbano contro la grande
immagine della natura intesa come tale. E l'agro, non ci dimentichiamo che l'agro romano è la base, il rapporto fra agro romano e densificazione dell'architettura e borgo è la base del paesaggismo, di una parte dell'arte, e qui si diceva appunto che era Neri che diceva dell'arte come visione anticipatrice, no? Dell'urbanizzazione. Ecco, io credo che a Tor Bella Monaca questo è possibile, cioè in questo senso densificare, ma attenzione, non nel senso che occupiamo tutto, densificare con oculatezza, lasciando, trasformando, come dire, all'interno della penisola il verde in giardino. E questo è un dovere degli architetti della civiltà italiana. All'interno delle mura esistono i giardini e quindi come tale è un valore da riconquistare. Al di fuori della mura c'è l'agro, al di fuori delle mura c'è la natura sul serio, la natura produttiva, eccetera. Questi giardini possono essere anche orti, possono convivere come per secoli sono convissuti nei borghi italiani insieme all'abitazione. Quindi qui c'è da fare un lavoro senza assolutamente demolire nulla, per dare, non so chi lo diceva, possibilità anche, diciamo, a questa mixité sociale di trovare situazioni diverse. No, non si vede perché tutto deve essere alto 4 piani. D'altra parte, se voi vedete le fotografie di Tor Bella Monaca, è immerso in abitazioni alti a 4 piani, che sono ignobili, no? Non è questo. Il problema, quindi, come dire, è con molta... capacità, qui ci vuole veramente molta intelligenza. Bisogna che gli italiani e gli abitanti di Tor Bella Monaca e chi opererà né in questo restauro urbano, che può diventare un modello per quanto riguarda le situazioni delle periferie urbane, deve veramente operare con molto acume. Ecco, questo è l'augurio che io faccio a coloro i quali porteranno avanti questo lavoro. Grazie, adesso ascoltiamo invece due testimonianze, diciamo, di profondi conoscitori della storia urbanistica e amministrativa del comune di Roma. Darei prima di tutto la parola all'architetto Modigliani. Riattacca il coso. Dai. Ah, il danno è stato riparato. Ma scusa, non ti vediamo. Prego. In effetti la mia non è una memoria storica, è una memoria storica recente. Non è cronaca, ma insomma è storia, anche cronaca, ma soprattutto storia recente. E qui mi meraviglia un po' che ci sia stato, nell'affrontare il tema di Tor Bella Monaca, proprio una cesura con la storia di Tor Bella Monaca, con la storia di questa parte di città e anche con la storia della città, che non è modo, diciamo, secondo me, di affrontare i temi della città, che ha bisogno di pazienza, attenzione puntuale e deve considerare le trasformazioni urbane in modo che corrispondono, diciamo, alla fisiologia dell'assestamento delle nuove parti di città da tutti i punti di vista, economico, sociale e degli interventi che nel tempo vengono finanziati e fatti. Qui Tor Bella Monaca c'ha una storia, secondo me, esemplare, perché la localizzazione è una localizzazione che è stata interpretata benissimo. Io non quando è stato fatto proprio l'impianto del piano, io non contesto, se non una parte, diciamo, non risolta dell'impianto urbanistico e dell'inserimento all'interno della città di Tor Bella Monaca, perché secondo me Tor Bella Monaca è fatta di tre parti, poi riunite in un disegno, diciamo, apparentemente omogeneo, ma in realtà sono tre. Una è la parte adiacente a Torre Angela, dove è stato piazzato il centro di municipale, il centro dei servizi, che non soltanto è il centro del municipio, e quindi di quelle 230.000 persone di cui parlava prima Carmen, ma lo sarà
anche per tutti quelli che stanno per arrivare, cioè per la trasformazione continua di questa parte di città che è l'ottavo municipio. Il rifiuto che Torreangela ha avuto di Tor Bella Monaca, segnato da una sorta di invalicabilità, invalicabilità fisica e invalicabilità sociale, e si è col tempo stemperato. Ormai non c'è dal punto di vista sociale, c'è ancora dal punto di vista fisico. Non ci sono più contatti non ci sono ancora quei necessari contatti che però erano stati pensati fin dall'inizio nel piano di Tor Bella Monaca, tra Tor Bella Monaca lato Torreangela e Torreangela. La seconda parte di Tor Bella Monaca che è azzeccata e funziona è quella a sud, diciamo che sta tra la Casilina e Tor Bella Monaca, e che connette, diciamo, con le zone di Capanna Murata e di Prato Fiorito, perché lì sta proprio infilata dentro al tessuto, ed è infilata coerentemente, c'ha i servizi commerciali a terra, c'ha una sorta di mixité funzionale, la parte di Torreangela c'ha un altro livello, ma la parte invece di a ridosso della Casilina c'ha più minuta, più in un adattamento al tessuto locale. Tutte e due queste parti qui non soffrono, non soffrono come la terza parte di Tor Bella Monaca, che è quella della penisola. La penisola è isolata, non è solo una penisola, è abbandonata a se stessa in mezzo alla campagna dell'agro romano, perché non è collegata, perché è solo residenziale e perché lì non ci sono stati quegli interventi di manutenzione o di completamento che invece hanno interessato le altre parti. Allora, in questo senso non farei di Tor Bella Monaca un campo omogeneo, perché non lo è. Tutti gli interventi puntuali possono essere naturalmente ripensati, però secondo me c'è un privilegio, una priorità, che è quella di intervenire sulla parte dell'isola, della penisola, e le connessioni che ho visto in tutte le proposte sono tutte interessanti e vanno lavorate. Teniamo conto che c'è un altro aspetto di Tor Bella Monaca che vorrei mettere in evidenza, cioè la consistenza patrimoniale, diciamo così, come è divisa la proprietà degli alloggi a Tor Bella Monaca, perché non è mica una robetta da poco questa di chi sono le case, no? La parte di edilizia residenziale pubblica, di proprietà pubblica, ancora di alloggi pubblici, abitati da gente che ha avuto in assegnazione case popolari, è quella. Ce n'è anche sotto, diciamo, verso Prato Fiorito a sud, ma principalmente stiamo parlando della parte di penisola che ha sofferto di più di questo problema di mancanza di prospettiva sociale, di recupero sociale, di integrazione sociale di questa parte sulla città, della città. E lì anche tutte le operazioni di mix funzionale proposto sono super necessarie, assolutamente necessarie. Ultima questione, nella penisola l'ultimo pezzo sono cooperative, cioè l'ultimo pezzetto. C'è un taglio sulla testa della penisola, che è l'antica via Gabbina, e che è un tracciato recuperato solo in quel pezzettino lì, ma che nei progetti futuri dovrebbe diventare un percorso archeologico che collega una serie di reperti archeologici nell'agro e che può diventare uno degli elementi di riconnessione tra Tor Bella Monaca e il resto degli insediamenti circostanti fino a Prato Fiorito, fino alla Prenestina, diciamo è un asse parallelo alla Prenestina. Quella parte lì, quella in cima, dopo a nord del taglio della Gabbina, sono cooperative. Se voi andate lì è una specie di paradiso terrestre, perché è governato perfettamente dai proprietari delle case, quindi c'è manutenzione, c'è attenzione. È una specie di c'è un ponte, diciamo lì se ci mettessero il ponte levatoio, diciamo semplicemente rappresenterebbe una condizione reale, perché da una parte c'è un tipo di gestione del patrimonio residenziale e dall'altra non c'è. Allora, perché
Torbella Monaca, mi viene in mente, rispetto ai discorsi che si faceva sull'uso del patrimonio pubblico, qui non è che stiamo parlando di aree pubbliche, qui stiamo parlando di una consistenza di patrimonio pubblico residenziale che è maggioritaria rispetto alla consistenza del patrimonio residenziale privato. Significa che se il pubblico volesse, potrebbe recuperare tutti gli alloggi e governarli, cosa che oggi non è, perché sono occupati in gran parte, perché non pagano l'affitto, perché non c'è un bilancio economico, perché non c'è un controllo sociale degli alloggi. Ma cioè, se tu vuoi bypassare un problema, dici vabbè, buttiamo tutto giù, tiriamo via tutti, no? Ma questo è un problema che si può, invece si deve affrontare, non solo a Torbella Monaca, ma per tutta l'edilizia residenziale pubblica. Si deve, perché va fatto, diciamo, va fatta un recupero, sarebbe una piccola riforma della gestione dell'edilizia residenziale pubblica, perché non è che non ci sono le case pubbliche, semplicemente sono abbandonate a se stesse da tempo immemorabile. Questa condizione di Torbella Monaca è una condizione che può sicuramente avere un miglioramento se si interviene sulla gestione di questo patrimonio. Questo per la parte edilizia, ma non solo per la parte edilizia, anche per la parte degli spazi pubblici, perché gli spazi pubblici devono essere poi gestiti da qualcuno. Ora, il municipio fa quello che può. La storia di Torbella Monaca è una storia di successivi interventi. Vi ricordo, a proposito di Neri, il programma Urban del 93 si chiamava La città muove le torri. E sono stati fatti allora 4-5 interventi di grande rilievo, sia fisico sia di grande significato simbolico. Uno, le prime varianti di densificazione, le case dei Cordeschi che vedete nascono dal programma Urban del 93. L'altro, dal punto di vista ambientale, perché il risanamento del fosso di Torbella Monaca, la rinaturalizzazione del fosso di Torbella Monaca è stata fatta con Urban. Allora, Urban 1, Urban 2, Urban 3, Urban 4, Urban 5, Urban 6, Urban 7, grande capacità progettuale, grande confronto sulle idee, tutte le possibilità di cui abbiamo parlato adesso costituiscono quel lavoro paziente con quei materiali che abbiamo accumulato che possono migliorare ancora Torbella Monaca. Ma non possiamo demonizzare un demonio che è stato creato, diciamo, senza volerlo, ma poi non governato dopo la costruzione di Torbella Monaca. Cioè, partiti bene, degrado tanto, interventi di recupero fatti, ma sicuramente non sufficienti. Dal punto di vista sociale siamo alla seconda generazione. Gli abitanti di Torbella Monaca non sono quelli che ci sono andati nell'81 o nell'83. Sono tutti disponibili a fare, e il municipio pure. E quindi si tratta soltanto di lavorare insieme. Grazie. Alessandra Montaneo. Credo che oggi stiamo dibattendo un tema che interessa a molti, tant'è vero che alle 8:30 di sera circa quasi tutto l'uditorio che c'era all'inizio è rimasto, quindi questo mi sembra già un segno di grande interesse di quello che si sta dibattendo. Io per molti anni da pubblico dirigente avevo pensato e ritenuto che un'amministrazione pubblica, prima di fare qualsiasi intervento, dovesse sempre fare un'attenta valutazione di fattibilità, ma non di fattibilità finanziaria costruita con una somma algebrica più o meno, ma di una fattibilità innanzitutto sociale, urbanistica, ambientale e su tutti, cioè, i diversi aspetti che connotano un intervento di grande dimensione. E pensavo anche allora che invece l'università nei suoi programmi o nelle sue esperienze potesse anche trascurare degli aspetti. Oggi mi sembra che invece ci troviamo in una situazione completamente opposta. L'amministrazione comunale forse ne sta trascurando molti e forse invece, per quello che ha mostrato l'università, si cerca di intessere tutti quei fili e di fare tutte quelle valutazioni più complesse che una realtà urbana merita, anzi ha bisogno di una valutazione articolata e complessa. Abbiamo una fortuna, secondo me. Quando nel lontano 65, veramente lontano, straordinariamente lontano, furono vincolati ai sensi della legge 167 vasti territori, tra cui Torbella Monaca, perché Torbella Monaca come previsione di piano risale appunto ormai
si può dire quasi a 50 anni fa, non erano assolutamente previsti allora tutte quelle problematiche anche urbane che a distanza di secoli, poi oggi noi di decenni oggi dobbiamo affrontare. La fortuna qual era? Che le densità di questi piani erano sufficientemente bassi, ma nessuno probabilmente allora poteva pensare che un piano per 28.000 abitanti, oggi non ce ne sono 28.000, ce ne sono 23.000, fosse soltanto monofunzionale. Perché 23.000 abitanti costituiscono una città e una città deve essere plurifunzionale. La fortuna qual è? Ed è stato anche rilevato da moltissimi docenti che hanno parlato prima di me, che ci sono degli spazi vuoti, ed è vero che molti degli spazi vuoti vanno tutelati, assolutamente sì, certo non si può pensare di fare a Tor Bella Monaca la densità di 2.000 abitanti che c'è a Don Bosco, oppure dei 600, 700 o 1.000 abitanti che abbiamo anche in zone pregiate come i Parioli, ci sono 1.000 abitanti per ettaro. A Tor Bella Monaca abbiamo 150 per ettari come destinazione di piano. Probabilmente si può fare una lieve densificazione, ma innanzitutto non una densificazione di carattere residenziale, ma una densificazione andando a cercare anche quelle funzioni produttive che molto giustamente qualcuno qui ha richiamato sotto il profilo forse della produzione agricola, ma ci possono essere mille altre forme produttive di servizi alle persone che bisogna assolutamente fare, e quelle sono anche una fonte di reddito, perché ovviamente non posso dimenticare il mio passato e non posso dimenticare che un'attività deve avere anche un minimo di finanziamento. Sappiamo che alcune operazioni ben studiate, ben programmate, un'amministrazione pubblica le può anche fare e deve fare sul proprio patrimonio pubblico, però visto nella sua completezza, e visto che anche molte problematiche edilizie di Tor Bella Monaca le ritroviamo in moltissimi altri interventi edilizi realizzati negli anni 70-80 sotto la pressione sociale del dare una casa, oggi la casa è stata data, ma quella casa deve essere funzionale, quella casa deve essere una casa urbana e non soltanto un tetto. Quindi è giusto analizzare come è stato fatto il territorio nelle sue componenti, è giusto vedere quali sono quelle zone che sono sufficientemente labili e quindi potenzialmente atte a delle trasformazioni, ma prima di pensare, amici miei, a demolire le case di 12.000 circa abitanti, perché questa è la previsione, ed inserire in quell'ambito urbano 16.000 nuovi abitanti, beh no signori, ci sono mille altre strade, e di quelle mille oggi ne sono state illustrate con piena consapevolezza alcune, bisogna assolutamente praticare e studiare, certo con lo studio naturalmente e con il confronto con gli abitanti, ma questa è la strada da praticare. Grazie. Scusate, vi invito ancora a continuare a partecipare a questo dibattito con una piccola variazione di programma, perché mi sembra molto interessante poter adesso dare la parola a Umberto Croppi, gliela do subito perché ha un impegno. Lo conoscete, già assessore alla cultura del Comune di Roma, neofondatore di una nuova associazione che si chiama Una Città, e secondo me la sua testimonianza e anche il suo racconto potrebbero essere molto interessanti per il nostro dibattito. Sì, io chiedo scusa, ero venuto per ascoltare, non per parlare, appunto, e me ne stavo anche andando per un altro impegno, quindi sarò brevissimo, anche perché molte delle cose che ho sentito condensano parte del mio pensiero. Io non ho titoli, non sono neanche più assessore alla cultura, anche se ritengo che la cultura e l'urbanistica siano i veri due strumenti a disposizione del principe, il quale principe, anche se democraticamente eletto, deve essere capace di interpretare le esigenze e le volontà di chi rappresenta, e poi appunto chi opera nella cultura progettuale, e quindi con questi due strumenti deve sapere confrontare le volontà del principe con le esigenze reali, con la praticabilità,
e dare una forma progettuale. Noi qua parliamo, questa serata, questi studi sono stati provocati, come è stato detto, da una incursione del principe che invece a cui è mancata tutta questa fase precedente. E io ricordo proprio un dato storico, qualcuno già lo ricordava, era l'8 giugno dello scorso anno e aspettavamo Alemanno alla Casa dell'Architettura per un intervento all'interno del festival, e io stavo per fare una gaffa perché avevo sentito alleggiare questa cosa dei grattacieli più alti del cupolone, ma non avevo letto ancora le agenzie e quindi stavo quasi per esprimermi, credo fosse un attacco al sindaco questo. Arrivò Alemanno e nel confabulare seduti una fianca scoprì che l'aveva detto lui, e lo aveva detto parlando a Milano ad un convegno sui temi appunto della edificazione. Il 23 agosto da Cortina invece arriva la notizia che vuole radere Torbella Monaca. Che cosa è successo nel frattempo? Qual è il dibattito che ha portato a questa diversa visione delle cose da parte del sindaco? Non è successo nulla, questa è la verità. Sono idee buttate là per frammenti, per sentito dire, questa visione tutta ideologica della città giardino che si rifà a alcune esperienze urbane di Roma in tutti altri contesti storici, ambientali, eccetera, è una cosa spinta da una parte del mondo della vecchia AN. Krier è stato eletto un po' a paladino di questa visione un po' idealizzata anche dello stare insieme, e Alemanno, cogliendo questa cosa, gli è venuto così quel giorno a Cortina mentre parlava, e nasce quindi da una sua dichiarazione poi la volontà di mettere mano al master plan e di rendere una dichiarazione un fatto urbanistico. Che cosa voglio dire? Che ahimè non c'è nessuna capacità di visione d'insieme, nessuna capacità progettuale, perché si può discutere, a me è capitato di farlo con quel po' di libertà e di autonomia che mi ero ricavato anche all'interno del mio mondo, su visioni diverse. Il problema è quando non c'è una visione. E io mi lascerei prendere la mano, e non lo faccio per vostro rispetto e per chi deve parlare secondo l'ordine prestabilito, faccio solo una riflessione ed un appello. Io appunto, per continuare un po' il mio impegno, ho costituito un'associazione che si chiama proprio Una Città, e il mio contributo voglio continuare a darli in questo modo. L'appello che faccio è che, come è stato più volte detto, questa importante riflessione collettiva fatta di esercizi, di studi, che trova un momento importante questa sera, nasce da quella idea del sindaco che suscita delle reazioni quasi istintive. Ora, la comunità degli architetti, ma non solo, la comunità di quelli che hanno a cuore questa città, dovrebbe fare in modo che queste azioni non siano soltanto delle reazioni, ma che prevengano. Perché se è mancato qualcosa negli anni scorsi, anche nelle esperienze amministrative precedenti, è proprio questa capacità di impegno civile di categorie organizzate, di interessi legittimi che si rivolgono all'amministrazione, al principe, soltanto per avere riconosciuti certi diritti, si rivolgono nei frammenti, insomma, oppure in maniera reattiva. Io credo che c'è bisogno che chi opera nella città, chi ha la responsabilità, chi porta la responsabilità della politica, che non è più quella che purtroppo si esprime all'interno dei palazzi, ma di chi costruisce senso nella città, debba, come avete fatto voi in questa occasione, riprendersi tutti gli spazi di protagonismo e prevenire, anticipare e non solo reagire agli stimoli negativi che gli vengono dalla pubblica amministrazione. Grazie. Grazie. Allora, io mentre adesso do la parola ad Amedeo Schiattarelli, al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, intanto però chiamo già sul tavolo Sandro Medici, il Presidente del 10° Municipio, visto che stiamo progressivamente portando il nostro ragionamento su un piano anche politico, di amministrazione
della città rispetto ai problemi di Tormella Monaca. Le ultime indicazioni consegnano alla Casa dell'Architettura di Roma, degli architetti di Roma, un ruolo secondo me straordinario, di grande catalizzatore tra mondo universitario, cittadini, comitati di quartiere, associazionismo culturale come l'INAR, che pubblica amministrazione, e anche su Tormella Monaca questo ruolo potrebbe essere di estrema importanza. Grazie Francesco. Io devo dire che ho sentito, come dire, l'intervento di Umberto Groppi come se fosse un servizio, un assist che mi è stato fatto, perché in realtà, e già in parte alcune altre, diciamo, dichiarazioni me l'avevano fatto, mi ha molto colpito l'affermazione fatta da Pepe Barbieri di mobilitare pensiero. Io credo che sia responsabilità nostra quella di mobilitare pensiero su questa questione delle periferie. È un tema di cui noi abbiamo parlato moltissimo, ma di cui non abbiamo mai riflettuto, su cui non abbiamo mai riflettuto abbastanza, e soprattutto un tema sul quale non abbiamo definito strategie, perché periferia è un termine generico. Noi in questo momento parliamo di periferia italiana, intanto, perché la realtà italiana è profondamente diversa, anche se certe tipologie si assomigliano, ma è profondamente diversa da quelle di altri paesi, per condizioni economiche, soprattutto per capacità di governo, che è un fatto fondamentale, ma anche perché nella nostra realtà gli elementi territoriali sono fortemente connotati da una storia. Io, per esempio, sono stato molto colpito dall'affermazione fatta da Sandro sul senso del rapporto tra costruito e agro, che è quella del limite, il concetto del limite, cioè la città italiana aveva il limite, non si spegneva gradualmente nell'agro, ma finiva e incominciava l'agro, c'era questa separazione abbastanza forte. E bisogna su questo porre alcuni temi di riflessione, bisogna porseli. Intanto, anche all'interno delle periferie, le parti che sono effetto di pianificazione, quindi i progetti strutturati, e invece quelle che sono effetti di interventi di tipo economico, e quindi intervento spontaneo, di edilizia privata, minuta, perché le due cose sono nettamente differenti. Da una parte c'è una struttura disegnata, esiste una pianificazione fortemente strutturata e coerente, dall'altra c'è più casualità, c'è meno strutturazione, e guardate caso proprio sono quelle soggette a pianificazione quelle che oggi sono oggetto di attenzione particolare nelle politiche di trasformazione, Corviale prima, Tormella Monaca dopo, che sono tra l'altro due oggetti simbolicamente scelti da una letteratura oramai purtroppo becera che fa del costruito un elemento negativo. Corviale è stato il simbolo per anni del degrado della città, e noi sappiamo invece che è il frutto di una cultura architettonica, così come Tormella Monaca è frutto di una cultura architettonica, e non possiamo correre il rischio di perdere una parte significativa del senso del costruire la città nel contemporaneo, che altrimenti finirebbe per essere distrutta. Sono tutte questioni però che vanno poste prima sul piano teorico e poi, diciamo, sulle quali bisogna dare indicazioni più specifiche. C'è un'altra grande questione che secondo me va posta, in parte anche indicata da Sandro. C'è una distanza reale che oggi noi riusciamo a misurare tra il progetto e la sua reale consistenza. Il disegno di Le Corbusier è un disegno straordinario, la consistenza reale di quel disegno in Italia è quella di un luogo spesso di degrado. E questa mancanza di governo non può essere un elemento che noi ignoriamo nel momento in cui affrontiamo il tema della città, perché altrimenti rischiamo di fare, diciamo, in qualche modo un sogno non realizzabile, mentre invece noi dobbiamo in qualche modo porci il problema della concreta trasformazione della città. Ancora, c'è il tema dell'espansione o della rigenerazione. Il modello è quello espansivo, continuiamo a costruire oppure invece utilizziamo le risorse per intervenire all'interno del reale e quindi eventualmente densificazione. Ma in tutto questo quadro c'è un altro grande tema che secondo me noi ci dobbiamo porre e sul che non possiamo ignorare, che è quella che
oggi, nell'anno 2011, è finita la stagione degli anni 60 in cui l'intervento pubblico dal punto di vista economico sosteneva di fatto interventi di questo genere. Oggi non c'è più pubblico che intervenga economicamente a sostegno di queste iniziative. E allora quando noi facciamo delle politiche in qualche modo che debbono trasformare realmente, riportare qualità all'interno della città, dobbiamo pensare anche ai livelli di sostenibilità economica degli interventi. Chi paga? Quali sono gli interventi e gli elementi che noi introduciamo all'interno della progettazione che consentono eventualmente al privato di trovare ritorni economici tali da consentire realmente quella trasformazione? Altrimenti ancora una volta facciamo accademia e questo può essere pericoloso. Per ultimo, dobbiamo in qualche modo, come dire, porci il problema del come si governa e come si può in qualche modo rendere interventi, quale quello di Tor Bella Monaca, interventi emblematici della trasformazione. Credo che Tor Bella Monaca rappresenti un laboratorio, è stato, io ringrazio l'università, ringrazio l'INARC per questo, perché finalmente si ritorna a discutere in termini generali di una questione che riguarda tutti quanti noi. Può essere un laboratorio di riflessione su questo tema della periferia. Utilizziamola come un grande momento di, come dire, corale nel quale possiamo mettere a punto strategie diversificate e compatibili con una trasformazione reale e non fittizia. Grazie. Ci stiamo avviando alla conclusione. Io prima di dare la parola a Sandro Medici, do per uno spot, ancora una volta per dare spazio alle associazioni, diciamo, del territorio, la parola ad Alessandro Doro dell'associazione Impegno Cittadino, a quale do 2 minuti, che si attribuisce la responsabilità delle demolizioni delle torri del Laurentino, quindi dei ponti, scusate, del Laurentino, quindi ascoltiamo 2 minuti. Dunque, i lavori che sono stati esposti qui dalle menti avanzate nel loro sviluppo delle università italiane tutte sono meravigliosi. Sono belli, ma umanamente vi dico freddi. Il percorso che adesso credo che questo gruppo di lavoro che è stato messo in piedi delle università deve obbligatoriamente ascoltare uno per uno tutti e 20.000 le persone che abitano dentro Tor Bella Monaca e far soprattutto esprimere da ognuno di loro qual è il tipo di trasformazione e di urbanizzazione forzata che c'è. Oggi questi disegni fatti, queste idee fatte, ancora non sono state messe in rete, come è successo col ponte, con i ponti del Laurentino. Abbiamo sentito fior fior di architetti, fior fior di ingegneri. Poi è uscita fuori la proposta di base, abbattere 3 ponti che erano diventati la dequalificazione umana del nuovo architettura. Sono state realizzate 6 piazze, oggi il quartiere in quella parte lì ha cominciato a rivivere. Certo, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto altro progetto da sviluppare, tante altre funzioni da portare, ma quello che va oggi preso in considerazione è la trasformazione da quartiere dormitorio, quello che sono state le costruzioni fatte in prescia all'epoca di cui c'era veramente bisogno, a incontro di culture. Oggi in questi quartieri delle periferie c'è una grande umanità, una grande complessità di culture che vanno incontrate e l'architettura ha torto collo l'obbligo di doverle incontrare. Se fallisce questo pensiero, il vostro lavoro è veramente bello, ma rimane bello sulla carta e il cittadino non lo può soffrire. Grazie a tutti. Grazie. Allora, per il Presidente dell'Escimo Municipio i temi sono tanti che sono stati posti. Uno l'ha posto Carmen, il rapporto a Roma tra il governo centrale della città e i governi decentrati dei municipi. Ma ne sono stati posti anche tanti, tra cui quello, secondo me, fondamentale, che è il tema della faticosa manutenzione urbana, che non è solo tappare i buchi delle strade, ma è qualcos'altro, ed è il reperimento delle risorse per fare manutenzione urbana. Per cui su alcuni di questi stimoli do la parola al Presidente del 10° Municipio, Sandro Medici. Beh,
se mi promettete di avere un ultimo sprazzo di pazienza e di non pretendere troppo da quest'ultimo intervento, proverò a dare un contributo. Innanzitutto, non è formale, io ho passato un bellissimo pomeriggio e vi ringrazio. Tra l'altro anche con una intensità e una ritmica invidiabile. Davvero complimenti. Peraltro, questo è anche l'esito, no, di un lavoro, quindi c'è proprio un processo, un percorso, che finalmente viene rappresentato, viene portato all'attenzione della città. Ha ragione Groppi, è mancato. E forse è arrivato il momento di ricominciare. C'è bisogno dell'energia intellettuale, delle intelligenze, della progettualità, certo delle professioni, certo delle grandi associazioni, dei grandi organismi, ma anche dell'università, perfino dei singoli progettisti. È mancata in questa città, io non so perché, la storia di questa città è piena di grandi scontri, grandi contenziosi, no? Sul futuro della città. Poi sono andati a finire come sono andati a finire, ma erano sicuramente delle cose di grande densità culturale, politica, che ci mancano in questa città, ci mancano. Quindi benvenuti e un ringraziamento anticipato. Peraltro mi pare che sia necessitato, perché effettivamente queste proposte del sindaco mi pare di capire vi abbiano fatto un po' così rabbrividire, insomma, molti sopraccigli si sono inarcati e che dobbiamo fare? Quello poi c'ha familiarità con i picconi, non è che è figlio di nessuno, insomma, non... Inoltre, anche qui lo ricordava Groppi, insomma, stiamo all'assoluta improbabilità e improvvisazione, però gli viene spontaneo. Non mi ricordo chi diceva che questa proposta su Torbella Monaca è figlia di un'ideologia, è così. È l'odio verso tutto quello che è collettivo, verso quello che è tentativo di socializzare, di solidarizzare, di fraternità. Non voglio usare parole troppo retoriche, ma invece al contrario una riduzione, no, al microcosmo, all'individualismo, eccetera, eccetera. E per cui si capisce anche da dove nasca questa roba. Poi non c'è il sostrato scientifico, tecnico, poi si chiamano appunto qualche architetto di Roma, insomma si imbastisce una qualche cosa che però ha tutti i limiti che voi avete denunciato, e sono molto d'accordo con le vostre tesi, compresa quella fondamentale, cioè quella del... Se lo dovessi definire con un termine politico, voi proponete un riformismo leggero su Torbella Monaca, una roba che, insomma, lavori sull'esistente, lo riusi, lo rimetta un po' a posto. Adesso banalizzo, vi chiedo scusa, ma insomma è un modo anche per dialogare più direttamente, e che è esattamente quello che ci vuole, io sono d'accordo. Noi abbiamo vissuto di una illusione, secondo me, che le cose da rimettere a posto stavano solo nei centri storici. È sbagliato, perché nel frattempo il resto della città si imbruttiva. Non solo si imbruttiva nella sua morfologia, nella sua estetica, ma si imbruttiva perché produceva cattivi pensieri, produceva, degrado forse è una parola esagerata, ma sicuramente rapporti sociali un po' incattiviti, la gente che si chiudeva, che non trovava più questa possibilità, anche in ambiti architettonici, insomma, progettati e pianificati con una logica che doveva appunto spingere a questa relazione. A un certo punto è tutto saltato, certo mica è solo colpa dell'architettura, ci mancherebbe, però questo è successo. E non è successo perché i pianificatori poi hanno sbagliato anche loro, per carità, ma insomma non è lì la responsabilità è della politica, che non ha gestito più questi quartieri,
Noi parliamo di Torbella Mora, ma perché il corpaccione novecentesco di questa città, ma che vi pare che sta messo bene? Quelli poi sopravvivono perché stiano alla terza, no? Modigliani diceva a Torbella Monaca, alla seconda generazione, lì ormai stanno già alla terza, alla quarta, quindi c'è un consolidato, no? Si sono in qualche maniera compattati, poi trovano, insomma, l'adattabilità umana, come sappiamo, ce l'hanno insegnato, insomma, è una cosa seria, e quindi alla fine anche il tono sociale, no? Tranne qualche eccezione, ma insomma dei quartieri quelli consolidati non è proprio tremendo, però anche lì ci sono problemi. Ovviamente più ti spingi verso l'esterno e più tutto questo viene fuori. Una cosa che non è stata, forse era un po', insomma, si è data per scontata, una cosa che non è stata detta nell'analisi che appunto avete articolato su Torbella Monaca, è che anche ancora una volta, come sempre succede a Roma, e qui c'è un burattinaio dietro questa storia. E qui stiamo nella sede dei costruttori romani, ma insomma stiamo sempre lì. Cioè il Conte Vaselli non è che è uno che sta. È un'astrazione, no? È il burattinaio di questo intervento che, per quanto voglia appunto riproporre le città giardino nostalgiche e così via, in realtà lì c'è un grande affare. Però questa storia di Vaselli ci riconsegna un problema che noi, in termini generali, non abbiamo risolto in questo paese, anzi lo abbiamo definitivamente aggravato, e cioè che non c'è spesa pubblica. In sostanza i poteri pubblici, quelli piccoli ma anche quelli grandi, hanno sostanzialmente consegnato ai finanziamenti privati anche gli interventi pubblici. Io faccio presidente del municipio da tanti anni, nel corso di tutti questi anni siamo riusciti a fare un sacco di scuole perché lì ce n'è bisogno. Da questo momento in poi io, se devo fare un asilo nido, devo dare tre palazzine. Questo è il livello a cui siamo arrivati, no? Dei poteri pubblici locali, ma anche quelli grandi. Dice, ma è così che va il mondo, guarda a Milano, si sono venduti tutte le aree industriali e quindi così c'è un reciproco vantaggio, no? Alla fine noi traiamo, no, le risorse per poter fare le infrastrutture, i servizi pubblici. La Romanina, grande intervento, una pianificazione straordinaria, nel punto in cui sta, dice sì, però non si può fare perché non abbiamo i soldi per fare la metropolitana, allora dobbiamo dare un premio di volumetria per poter poi farci fare dal privato la metropolitana, che nel frattempo è diventato un tramvetto. Ma insomma, così stiamo messi. E allora, forse qui ha ragione il Presidente, dice il rischio è che noi facciamo dei ragionamenti accademici perché non ci confrontiamo con la realtà. Il problema è che siccome la realtà è arcigna, è angusta e ingiusta, forse va combattuta lì intanto. Io non voglio adesso fare un po' la retorica facile per dire che forse se uno si fa venire qualche speranza, no? E magari la situazione cambia anche dal punto di vista di chi gestirà questo paese, oltre di chi gestirà questa città, forse anche rivedere alcune politiche di spesa pubblica non sarebbe male. Io non capisco perché questo paese deve continuare a costruire porta elicotteri, caccia bombardieri, e non fa le metropolitane, non fa le tangenziali, non fa la Salerno-Reggio Calabria e così via e così via. Quello che intendo dire è che c'è un problema. Io sono ovviamente un uomo di sinistra, quindi non faccio fatica a fare questi ragionamenti, ma credetemi, facendo un passo indietro, per chiunque oggi voglia gestire questo paese, gli enti locali, le regioni, le città, il problema principale che ha di fronte è questo. Noi andiamo col cappello in mano dai tanti conti Vaselli che ci stanno in questa città, così stiamo messi. E se non riusciamo a ribaltare questa situazione, allora effettivamente tutte le nostre armi, così come le nostre intelligenze, si infrangono su questo problema. Non la voglio far lunga, però alcune cose che mi sono così state un po' sollecitate dalla vostra discussione le vorrei aggiungere, insomma, vi possono servire anche per,
per i vostri ragionamenti futuri. C'è un grande implicito in quello che avete tratteggiato, ed era un po' quello che ci diceva la signora del comitato di quartiere, no? E l'implicito qual è? È che poi questi nuovi progetti e quindi queste eventuali trasformazioni si devono depositare, diciamo, nei confronti della relazione umana. Ora, è evidente che non bisogna andare a parlare con tutti e 20.000 gli abitanti di Torbella Monaca, però cogliere che ancor prima della progettazione, sia pure della rigenerazione, sia pure delle cose che avete detto, c'è un problema di come viene percepito, diciamo, come si costruisce il senso e l'immaginario degli abitanti di Torbella Monaca rispetto a se stessi fondamentalmente. E quindi non solo chiamarli a una partecipazione, questo credo che non sia difficile, insomma, credo che siamo d'accordo, ma immaginare degli interventi come anche ricaduta concreta. Certo che nei vostri ragionamenti questo elemento c'è, ci mancherebbe, probabilmente va spinto di più. Faccio degli esempi: lì ci vogliono dei grandi centri culturali. Il Teatrino Torbella Monaca, che è stato fatto con grandi sforzi, lo ricordava anche Celli nei vostri filmati, lì vanno fatte le cose che ormai nelle capitali europee fanno dappertutto. Una roba, le chiamano le case matte a Lille, le Maison Folie, le fanno a Barcellona. Dovremmo fare delle cose a metà tra una casa del popolo, un centro sociale, una factory di Andy Warhol. Queste cose servono per i quartieri, perché sono i luoghi di aggregazione veri, dove si fa di tutto. Non è che si deve fare l'arte, si fa anche quella, ma si fa anche punto di coagulo, di tessuto sociale e anche di incontro banale. L'agricoltura, il verde, certo che il verde va, altro che limite, insomma, quello va rigenerato anche lui, anch'esso. Adesso Cecchini è andato via, ricordo, forse Modigliani se lo ricorda, una grande litigata un giorno quando si parlava di piano regolatore, dove c'è una centralità a Roma che si chiama Torre Spaccata, che è un residuo del vecchio SDO, ed è la centralità cosiddetta la più interna, tutte le altre sono un po' fuori dal raccordo. E allora lì c'è una bella discussione di queste appunto accademiche, però oggi ritorna, perché io proposi che lì andava fatto un grande bosco urbano, invece fa 2 milioni di metri cubi. Perché dice il bosco urbano? Ma il bosco urbano non solo perché è una pausa, eccetera, non solo perché è un limite, ma anche perché è esattamente quello che si mette in relazione con la vita, quella della gente che sta nei nostri quartieri. Lo stesso ha fatto a Torbella Monaca, di più. Lì vanno fatti, siccome sono aree pubbliche, bisogna fare un bando e assegnare i lotti agricoli, come si faceva a Pescia Romana, non so come dirla, fare queste cose che sembrano antiche, ma sono le più moderne, sono quelle che mettono maggiormente in connessione l'abitato, il consolidato, il cemento, con invece il verde, e quindi crea, diciamo, questa connessione aperta. Lì bisogna fare la cantina sociale del vino di Roma, e chiamare le persone di Torbella Monaca, le cooperative di ragazzi, cercare di suscitare questi entusiasmi, perché l'ottavo e il decimo municipio insieme fanno il 50% della produzione del Frascati. Questa è una cosa che non si sa a Roma, ma è così. Allora, questo Frascati, invece di darlo ai i vinattieri dei castelli, che sono un po' burini e spesso sono anche un po' angusti e non riescono mai a guardare le cose in grande, se si facesse un grande consorzio con questi proprietari, si fa la trasformazione, una bella cantina sociale che si costruisce a Torbella Monaca, e facciamo il vino di Roma e lo vendiamo ai giapponesi, agli americani, agli australiani. Sono queste le cose che vanno fatte, che vanno pensate. Queste sono le cose che danno non solo salvaguardia, ma anche sviluppo, e danno lavoro, insomma, tutte queste cose qui. Chiudo, perché mi avete fatto una domanda e sono molto contento di rispondere. Ho preso qualche minuto in più, vi chiedo scusa. Mi chiedevate qual è il ruolo oggi, per esempio, dei municipi in questa amministrazione. Beh, è pressoché uguale a zero, e lo dico con grande amarezza, perché questi municipi sono nati
ormai una dozzina d'anni fa, con una felice intuizione delle giunte di centrosinistra, le quali giunte di centrosinistra poi non è che li abbiano mai alimentati come sarebbe stato necessario, con Alemanno invece che ha un testa, diciamo, un modello di governo e di gestione molto più accentrato, molto più unilaterale, sono ormai organismi in deperimento. E questo, guardate, è un peccato non solo per i mille motivi che intuite, ne aggiungo soltanto uno, perché poi alla fine questi municipi, pur con tanti errori, avevano e hanno costruito uno strato di amministratori di grande capacità e intelligenza, tra i pochi che per esempio sono in connessione con le persone di questa città, e anche con quelle che stanno più male, quindi che insomma fanno spesso da parafulmine dei grandi dolori sociali, dei problemi, che ce ne sono tante. Ebbene, che questi amministratori non vengono messi in condizione di dare un contributo a governare questa città è veramente un delitto. Per cui delle tante cose che Alemanno sta facendo male in questa città possiamo aggiungerci anche questa. Vi ringrazio. Grazie, fermi ancora un secondo soltanto. Io volevo intanto ringraziare tutti per la partecipazione, sono stati 3 ore qui. Un ringraziamento particolare per aver partecipato a 2 protagonisti della creazione di Torbella Monaca che oggi sono stati qui con noi. Uno è l'ingegnere Odorisio che ha partecipato attivamente alla formazione e l'altro è non all'ingegner Passarelli ma all'architetto Passarelli. Vi chiedo un applauso perché da qualche giorno ha avuto la laurea honoris causa in architettura. Grazie a tutti.